Ma si può cominciare sbagliando subito l'immagine e mettendo quella sbagliata? Cioè, capite, capite il livello, no? C come, come può andare a finire il discorso nella giornata di oggi? Io ho paura, cioè se questo è l'inizio, io ho paura. Ho sbagliato già di, di per subito, di per cominciare l'immagine. Io non ce la posso fare. Se non finiscano questi playoff, io non ce la posso fare. Bentornati, bentrovati, live NBA ci tengo a precisarlo nella speranza di concludere a un orario umano per la sopravvivenza del genere umano no, non è che uno dice ma stasera voglio fare una cosa lesta, rapida, no, però una cosa no? vivibile, sostenibile, ecosostenibile e c'è stato gara 1 Ieri c'è stato gara 1 di due delle quattro serie ancora in essere. Parliamo chiaramente dei playoff NBA. E io in questo titolo ho eh, riassunto, diciamo, una, una, un po una caratteristica che ho denotato in queste prime serie. Il titolo è, e poi si omigia, Bucks e Warriors, tra parentesi, avanti 1-0, hanno una cosa in comune con Phoenix e Miami. Eh? Eh, quindi Bucks, Warriors, Suns e It. Questi, sinceramente, sono i miei, e così proprio mi, mi gioco subito tutte le mie carte, potete di, di già di per l'inizio uscire dalla live, sono i miei sono i miei pronostici. Perché? Perché queste quattro squadre rispetto alle loro avversarie eh, ci ha, hanno esperienza. Questa è la cosa. Eh, hanno, ci sono già passati da questo punto qui, capito? E questa cosa è venuta drammaticamente fuori, secondo me, nelle due partite di ieri sera. Ora magari piano piano si, si ci si entra, entra un attimo in merito e si comincia a parlarne ma com'è che, eh, che oggi c'è que, questo computer che stronfia in questo modo perché non ce la fa neanche a stiantare? non lo sappiamo speriamo che ripigli in corso di live chi è capitano steve che si è abbonato 18 mese 18 su 18 tra l'altro, se non vado errato, Capitano Stiff c'ha anche il simbolino del canale fondatore, cioè proprio uno di quelli che c'era il giorno 1 quando io non capivo che cosa significassero i beats. Tuttora non è che proprio la cosa mi sia chiarissima, ma insomma, è questo. Allora, intanto grazie. Stanno succedendo cose. Aspetta, stanno succedendo cose, io so belle indietro, mi sono distratto un secondo, sono bella indietro in una maniera da, da, da fare spavento. Allora, andiamo con ordine. C'è Capitano Sti. Questo è successo come a matematica. A matematica il liceo è andata così per me. Io fino a un certo punto beh, e, 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 mi, mi riusciva, cioè era una roba che io capivo. Poi a un certo punto io tipo, mamma lai... Ma una roba che sartai tipo un paio di giorni, avevo la febbre, non so che avevo, una roba di niente per un paio di giorni, così tornai, ai posto dei numeri c'erano le lettere. Io non lo so che cosa, io mi ero distratto un secondo. Avevano cambiato i numeri con le lettere, io non ci ho più capito niente. Questo è stato un po'. E questa live è successo più o meno uguale, dice Capitano Stiff. Cominciamo, intanto, subito in calcio all'abbonamento. Che, che ringrazio ancora. Ciao, vedo come va. L'altra sera, KD ID era accanto al centro di Monaco, era tipo 20 centimetri più alto. Pensi che lo vedremo mai in una squadra europea? Per me, lui, tra le stelle NBA, sarebbe il più devastante in Europa. Ci sono questi giocatori ai tempi dei tempi quando entrambi facevano parte della, della nazionale statunitense. Anche Carmelo Anthony era uno di questi. Che nell'area nell FIBA diventano particolarmente efficaci perché sono dei giocatori estremamente tecnici rispetto alla media dei giocatori NBA. E però hanno anche quel tipo di formazione lì, dal punto di vista anche proprio atletico, dello scopo. Contro fisico, che c'è in NBA, quindi hanno in un certo senso il meglio di, di un mondo e dell'altro mondo, e quindi eh, poi i giri i ti rigiro sono quelli che fanno la differenza, tra l'altro caratteristica peculiare che solo lui ha è l'istato 6 e 9 da quando è entrato nella Lega, ma accanto a dei 6 e 10 lui è più alto, accanto a dei 6 e 11 lui è più alto, accanto a dei 7, proprio come, come giocatori, no? accanto a dei 7 piedi lui è più alto. Lui è più basso altro che di Bobanone. Accanto a Bobanone lui è più basso, di quell'altro è più alto di tutti, ma è 6 e 9, questo secondo i rilevatori statistici e numerici e anagrafici della NBA. Io non credo che verrà mai in Europa, proprio per il background che si è costruito, penso che lo vivrebbe un po' come una... Essere sminuito, mettiamola così: l'unica cosa che potrebbe farlo venire in Europa è che magari la carriera NBA prende un andazzo particolarmente nefasto e quindi lui si rende conto di non essere più nel suo, nel, nella capacità di vincere da solo e allora penso che per dimostrare comunque un qualche cosa potrebbe fare questo salto eh, oltreoceano e magari farsi a, a, espresso parole al miele per alcune realtà tipo il, il Barcellona però insomma sono dichiarazioni di circostanza per ora la vedo come una cosa non voglio dire impossibile ma improbabile Probabile, però mai dire mai, insomma, volesse venire anche in Italia. Noi gli si può dare Dominic Johnson, per esempio, in cambio alla pari. Non si vuole neanche dei sordi in più, si fa proprio uno scambio a uno a uno, e questo, eh? Poi. Aspetta, eh, perché c'erano degli altri, altri abbonamenti c'era un, oh, un problema tipo Nix se è abbonato ottavo mese lo saluto lo ringrazio di cuore ciao Edou, domanda secca secondo te il fallo di Green era da espulsione sì o no e poi con Robert Williams i Bucks tira allora aspetta aspetta andiamo con ordine perché qui la cosa è complicata qui la cosa è allora il fallo di, di, di Draymond Green era da espulsione o no posto preso atto del fatto che studiare tutti quei mattoni di libri di regolamento alla lettera non ha alcun senso, perché Flavio Tranquillo l'ha studiato, io sono sicuro, e se te gli vai a chiedere la terza parola della diciottesima pagina di regolamento NBA, lui la sa, se la ricorda. perché è così, e, e nonostante questo lui non ci azzecca mai. Ma non è che non ci azzecca mai perché non è competente, anzi, ne sa, secondo me, come l'arbitri se no di più. È proprio un fatto di approccio alla regola. fateci caso tutte le volte che i telecronisti su Sky, italiani, fanno un pronostico quando c'è un, un che vanno a rivedere una chiamata, un fallo, devono decidere Flagrant One, Flagrant Two e questa roba. Non ci azzeccano mai. Quindi è proprio un discorso di approccio alla regola. Eh, io posso dire questo, eh, chiaramente la cosa ha fatto discutere e avrebbe fatto ancora più discutere qualora avessero perso gli Warriors, perché veniva fuori anche una sorta di alibi, no, eh, hanno perso, ma perché gli hanno buttato fuori Draymond Green, perché se no, sì, ora questo poi ci arriveremo, analizzeremo meglio la serie. Io penso questo. Quello che ha detto Draymond Green dopo la partita non ha alcun senso. Perché lui ha detto, io l'ho soltanto tenuto per non farlo cascare. Allora, intanto la prima tramvata gliel'avevi data te, non è che gliel'aveva data qualche d'un altro. E poi non l'hai tenuto, perché normalmente se io ti tengo, ti piglio la maglia e tiro in qua. E invece lui ha tirato in là, ha tirato in giù. Quindi lui voleva... Fare la classica cosa che fa sempre Draymond Green e che ha fatto anche con Nicola Iohich al primo turno, cioè mandare un segnale, mandare un messaggio che è una boiata atomica. Parliamoci proprio chiaramente eh? perché non siamo ai playoff, siamo al secondo turno di playoff. Che, che messaggio vuoi mandare? che c'hai da scrivere, che hai ma mandagli un whatsapp che messaggio vuoi mandare cioè no non ha senso, né hai rivolto ai compagni né hai rivolto all'avversario voleva fare questa cosa a volte gli viene in maniera un pochino meno aggressiva e allora si becca magari solo un flagrant a volte neanche quello a volte gli viene in maniera un pochino più aggressiva e quindi si becca il, il, il flagrant 2 come è stato ieri a norma di regolamento quella è come se fosse stata una somma di flagrant, nel senso che il primo contatto sarebbe stato un flagrant 1 e poi ce n'è stato un secondo e quindi sarebbe stato un altro flagrant 1 e 1 più 1 fa 2, 2 flagrant, cioè un flagrant 2 buttato fuori. Questo è un po' il ragionamento che, che sembra abbiano fatto gli arbitri. E, che vi devo dire? Io l'avrei chiamato... Probabilmente no, perché eh, ha avuto comunque, o, o quantomeno in quel momento lì si pensava che avrebbe avuto un impatto nella partita enorme. Poi ce l'ha avuto sì, ma fino a un certo punto, anche perché poi gli Warriors hanno vinto, eccetera, eccetera. Però io forse se fossi stato nell'arbitro non mi sarei preso diciamo, la, la responsabilità di influire così pesantemente sulla partita, sull'andamento della partita, cosa che poi è poi stata fino a un certo punto, ripeto. Però ecco questo, paradossalmente se non fossero andati a vederlo, a rivederlo, secondo me gli avrebbero chiamato un Flagrant 1 e basta. Perché? Proprio per questo motivo qui Cioè perché non volevano influire troppo Sulla partita Siccome però sono andati a rivederlo E quando lo vai a rivederlo eh, Sono due, è uno più uno E fa due, a quel punto non ti potevi tirare indietro Questo senza niente togliere Al fatto che quella partita è stata Arbitrata coi piedi Secondo me, al di là di questo episodio E, e poi come dice Giustamente Edo De Truth: eh, Se c'erano i flagrant 1 e flagrant 2 Ai tempi di Rashid Wallace se lui non poteva proprio stare in campo. Ma questo è un altro discorso, eh? Andiamo avanti: dice un problema Ton X. Eh, e poi con Robert Williams, i Bucks tirano 0 su 11, e in particolare gli Annis ha fatto 0 su 6. Se Boston più avanti dovesse tirare con percentuali migliori, ce la possano fare. Che ne pensi? C Ho due ragionamenti da fare su questa cosa. Uno lo rimando, perché tanto so che ne parleremo: sarà una delle domande. Quindi è inutile che lo butti che lo, che lo tiri fuori ora, tanto ne, ne riparliamo tra poco. Mi concentro sulla questione Robert Williams. Io non so effettivamente, all'atto pratico, quali sono le condizioni fisiche di Robert Williams. Un po' perché non si sa mai tutto, non siamo mai all'interno no, de della franchigia, non si sa mai tutto, e un po' perché si è visto bene anche con la questione Devin Booker a Phoenix le squadre quest'anno ci stanno un po' marciando su questa cosa, a volte poi è palese e quindi vengono multate tipo Phoenix diceva sta fuori un risorne e poi invece è tornato e altre volte no, per esempio la questione di Marcus Smart l'avevano appena accennato che aveva qualche problema qualche cosa, invece forse la cosa era un pochino più grave, quindi ci stanno un, un po' facendo pretattica per cui io non lo so, all'atto pratico, effettivamente quali sono le reali condizioni di Robert Williams, ma da quello che si dice, da quello che si legge. Dovrebbe essere un pezzo in là, se non, se non proprio al 100%, ma comunque un buon 90% di condizione. Quindi la scelta di farlo giocare così poco, per quel che è il mio giudizio così poco, è dovuta a una questione tecnica. Mi viene da pensare da parte di Udoha, perché se non ci sono i presupposti clinici, medici, da quello che si legge per farlo giocare così poco, per me è uno sbaglio. Se non ci sono i presupposti clinici e medici, ripeto, mm? per me è uno sbaglio. So d'accordo che Robert Williams è uno di quei giocatori che da. Tutto quello che ha, e dai il massimo di quello che ha appena entra in pochi minuti e quindi poi lo devi levare per riaverlo, carico dopo. Però ora non, non, non puoi più andare di fioretto in questo modo: cioè ora devi andare di, di spada. Eh? E, e con Robert Williams i Celtics hanno una struttura completamente. Di... a L'Orford ha fatto una partita straordinaria, io sono sempre più sorpreso da Lorford. Ma con Robert Williams hanno una struttura e un impatto Fisico completamente differente, eh, bastavano quei pochi minuti. Anzi, all'inizio neanche giocava per spazzare via i Brooklyn Nets. Secondo me ci vogliono più minuti contro Miloōchi per poterci provare. Poi, qui si, bisognerebbe innestarci la questione tiro da tre e la questione Chris Middleton. Ma ci torniamo perché sennò si dice tutto insieme poi ehm, c'erano dei beats ma c'erano anche degli altri abbonamenti quindi andiamo piano piano allora c'era Claudio Vernelli 44 e sei abbonato, sesto mese in mezzo pallone, grazie grazie mille, ci certo? avete grazie di tutto so che ormai l'argomento è fuori moda ma secondo te è stata la peggiore disfatta dei Lakers eh, è, stata la, è stata peggiore la disfatta dei Lakers o quella dei Nets chi ha deluso di più delle tue aspettative e chi dovrà impegnarsi di più in questa off Season, secondo me si dovranno impegnare entrambe ehm, perché non sono così convinto che i nets non siano tentati dallo sbaraccare. Paradossalmente, vedo, percepisco, intuisco più voglia di sbaraccare nei nets che non nei Lakers. Per sbaraccare, intendo KD e Kyrie Irving, ovviamente, mentre di là. Pare sempre più probabile che LeBron e Anthony Davis restino almeno loro due. Questa è un po' la questione. Chi ha deluso di più? E secondo me hanno deluso di più i Lakers, ma non perché non sono arrivati neanche al play in invece quell'altro ci sono arrivati e quantomeno hanno fatto poi anche i play-off Queste so, quisquiglie perché alla fine, come ho dissi nell'altro video, secondo me tra arrivare ai playoff e uscire 4-0 senza metterci mano e non arrivarci neanche, non è che cambia. Poi così tanto. Alla fine della fiera, tra dieci anni, nessuno si ricorderà più né di questa edizione dei Brooklyn Nets né di quella dei Lakers per i risultati sportivi. Va bene? Infatti, è un altro che eh, i, i Lakers hanno meno, diciamo, da, eh, cioè. E, Brooklyn, in questo senso, ci ha avuto talmente tante problematiche che. È, è complicato. Poi hanno provato quantomeno durante la stagione a metterci una pezza, a fare una trade, poi gli si è rivoltata contro anche quella, però insomma si sono dati da fare. I Lakers mi sono sembrati proprio abbandonati al loro destino, cioè nel senso, hanno messo insieme questa squadra, hanno raccattato tutte le ex stelle più che potevano e poi se ne sono stati. Nel senso che non hanno fatto mai un tentativo tecnico particolare, poteva essere Westbrook, sesto uomo. Poteva essere non hanno tentato nessun tipo di trade, o quantomeno non in maniera così palpabile da poter veramente avere un qualche tipo no? di, di, di speranza di portarla a casa. Quindi mi sono sembrati veramente proprio inermi, rassegnati a, a, alla deriva. E, e quindi mi hanno deluso un po' di più. Eh, non, non ultimo il fatto che come struttura, eh, per me questa è una cosa molto importante: complementarità delle stelle. Vedevo e continuo a vedere paradossalmente sulla carta più complementari quelli dei layers che non quelli dei net, perché i net erano tre esterni. Erizzati, cioè tre esterni e basta. Tra l'altro, tre che amano avere il pallone sempre tra le mani. No che uno dei tre era Clyde Thompson che fa un, un, un tocco e tre punti. E i, I Lakers un pochino meglio. Non tanto è eh, perché tra LeBron e Westbrook nessuno tira veramente bene da tre punti. Tutti e due si buttano dentro. Anthony Davis vorrebbe tirare. ma non gli Insomma, non tanto, però un pochino meglio. Quindi mi hanno deluso forse un po' di più. Questo. E poi c'era già Tost che si è abbonato terzo mese, lo saluto, lo ringrazio, ed io so che è off topic e che tra i vari impegni è sempre molto difficile dare spazio alle coppe europee, ma finalmente sto riuscendo a seguire con costanza i playoff di Eurolega e sono davvero stupendi, è il mio, lo sapete, rimpianto più grande in assoluto, eh, perché a me piace par parecchio anche la Serie A2 per come è strutturata, per come viene gestita, però e comunque sì, è il secondo campionato nazionale quindi insomma c'hai l'idea no? e invece l'Eurolega avrebbe lo sapete è inutile è inutile che ve lo dica non, non mi dici niente di nuovo io li sto seguendo non, non come potrei non come vorrei ma eh, ma li sto seguendo e sono uno spettacolo eh, c'è poco c'è poco da fare e poi c'era Poi aspetta eh, perché qui ho belle perso della roba che, che roba da matti tipo dei beats io l'ho persi sicuro no forse non l'ho persi eh, poi c'era si era detto né, negli abbonamenti m marcolino 1 che ringrazio saluto nono mese nono mese una, la gravidanza completa diciamo quindi grazie Buonasera, Edo. Oggi niente domanda su Trieste. Quindi sono in difficoltà. E in effetti, ma possiamo parlare di Conate. Comunque sia. Eh, come si fa a contenere Giannis? E perché proprio non si può? Che fisico e che mentalità? Grande Giannino, a fine carriera, per me sarà considerato tra i migliori 5 di sempre. Ragazzi, io mi sono es esposto in un due centesimi vecchio durante il primo turno. Eh, ho preso delle critiche, si è, si è, si è inasprito anche un po' un dibattito visto sotto nei commenti. Perché ho detto che Iannis oggi, oggi per me, è il giocatore più forte del mondo. Oggi. Non vuol dire che è il giocatore perfetto, perché anche lui ha delle lacune, anche lui ha dei difetti, anche lui avrebbe in teoria dei margini di miglioramento, però overall, eh, sommato tutto insieme, fatto un po' una tara di tutto, secondo me oggi lui è il giocatore attacco e difesa più completo, più, for più forte. Vabbè, è quello a cui io oggi darei 99 di generale se fossi in cinese, va bene? Detto questo, eh, se c'è una difesa che può provare a, limi provare a limitarlo, non, non riuscire a fermarlo, provare a limitarlo, è quella di Boston. Il problema è che mi sembra che me, e, e qui si comincia a entrare nel vivo della questione, mentre dalla panchina, dallo staff di Miluoki, sono arrivate delle idee interessanti, coraggiose, rischiose anche, ma che hanno pagato, ma a prescindere dal fatto che abbiano funzionato o meno, delle idee, da parte di Boston io non ce l'ho viste tutte queste idee, D dalla panchina intendo, cioè la preparazione della partita, non della serie, della partita di gara 1 da parte di Boston è stata molto priva di... Idee secondo me, cioè io mi immagino che più o meno Udoha gli deve aver detto, oh giochiamo duro, eh? forte, aggressivi, dai, questo mi se... penso questo perché non ho visto Al, cioè qual è stata l'idea per provare a fermare Yannis? Fare una staffetta dei difensori migliori e caricarli affinché fossero più, più motivati e più pronti possibili. Chi ha difeso un pochino meglio, chi ha difeso un pochino peggio, Iannis ha fatto quel che doveva fare, tripla doppia, e insomma, e beh, basta, in attacco, qual è stata l'idea che, che hanno portato dalla panchina per provare a mischiare un po' le carte, per provare... Si dà a Tatum, poi si dà a Jalen Brown e, e, e faranno canestro, forti, faranno canestro E, e così perdi. E viceversa. Miluoki si è approcciata a gara 1, quantomeno. Poi le cose possono ribaltarsi completamente, però si è approcciata a gara 1 con un'idea dal punto di vista tattico. E l'idea era batteteci facendo canestro da tre punti, ma dentro l'area non ci venite. Poteva essere un rischio perché se Boston fosse stata particolarmente in serata, se li se, se sfidi a fare 50 tiri, fanno 150 punti se sono particolarmente in serata. Va bene? Quindi e poteva essere: potevi chiappare un'imbarcata. Però il ragionamento che ha fatto Budenholzer è stato gioco fuori casa, questi sono lanciatissimi perché hanno buttato fuori Brooklyn su 4-0, so senza Chris Middleton eh, um, me la posso giocare di fioretto un canestron qua, un canestron là, devo rischiare se mi va bene bene, se no tanto comunque sì è gara 1, proveremo altre cose. Ho visto una panchina che si è presa delle responsabilità che hanno funzionato e non ho visto la stessa cosa a Boston. Questa più o meno è stata la mia analisi dura e cruda per cominciare. Poi... C'erano degli alti abbonamenti. Aspetta, eh allora c'era Dottore 1899 che si è abbonato lui, pure sesto mese di Dottore. Che io dico questa cosa qui. Ehm, grazie, grazie mille. Anche a Leo Milani, quinto mese. Grazie, grazie, grazie a tutti. Vi ricordo che tutti gli abbonati parteciperanno al sabato di Quasi Gaming. E sabato prossimo, le leggende, le modifiche, un macello. Le solite cose. Le sapete benissimo. E poi c'era Romantico Vagabondo, undicesimo. Mese Lo saluto, lo ringrazio e dopo una sera sto riprendendo tutte le live passate negli ultimi 20 giorni, house a viaggio in USA, ce l'avevi detto, ce l'avevi detto. Eh, a Brooklyn sono andato a vedere il play-in con Cleveland, avrei tanto da raccontare, considera che ero a 3 metri dal campo e davanti avevo Stan Van Gandhi, vedi queste, so, queste sono le cose che... che Te, te scrivi, prima o dopo io ti becco in chat, te scrivi, perché magari ci puoi dare qualche chicca, qualche cosa che le telecamere non hanno beccato, anche solo l'atmosfera, no? Quello, quello che, che, hai, che hai vissuto, com come ti sei... Non lo so, cioè io, io per esempio... Una no, cosa mi sono sempre chiesto, non essendoci mai stato dal vivo, è ma ce l'hanno le biglietterie in NBA oppure, essendo chiaramente anche più, molto più avanti di noi, già da noi, insomma, le biglietterie, Chi è che va ora a comprare il biglietto prima della partita? Cioè, so, la minoranza, no? Prima c'era solo quel modo lì per comprarla, ora invece 1500 modi per comprare. Da loro ce l'hanno le biglietterie oppure entri e ti, ti scannerizzano un chip ni gomito e passa? Come, come, piccole cose, no? C'è l'omino con il carrettino che ti porta da mangiare? Oppure deve andare ai bar? Oppure ci sono tutte e due le opzioni? I che vendano nell'omino ne ne di carrettino? Cioè, capito? Queste sono le cose che ci interessano. Comunque, grazie, grazie mille. Poi c'erano degli altri abbonamenti che erano di Loschia22 e... F3R7Y non vi so pronunciare ma vi ringrazio davvero 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 di cuore anche perché mi dice qui Twitch se non si sbaglia che è il primo mese quindi benvenuti questo è un, un gruppo di persone lo dico sempre che hanno dei problemi non così tanti problemi come quelli di del giovedì perché lì onestamente ora a parte tutto insomma eh, io, io mi vanto di essere no? però anche qui insomma tutto sommato anche a giudicare dalle mie occhiaie non si sta proprio benissimo come integrità morale ecco. e, e raccontiamo le nostre cose ci beiamo di tutto quello che ci succede mentre che vediamo la, mh, la NBA i playoff NBA dovrebbero essere finiti gli abbonamenti quindi bisogna ripartire da capo con i beats allora, aspetta, eh, I primi, i primi beats dovrebbero essere stati quelli di, quelli di France Tadde, se li ritrovo, e dovrebbero essere questi. La Geggio ci dà una mano, la Geggio ci ha dato una mano. Allora, intanto grazie, grazie mille. Ci vedo uno. Quindi le mele non sono ancora mature a Boston? Eh, un po' se ne è già parlato. Eh, io non penso che questa serie sia finita, tutt'altro. Eh, così come non penso che effettivamente aver... Rubato il fattore campo possa fare tutta questa straordinaria differenza. certo, ora conta, non è più come nella bolla e non è più neanche come l'anno scorso. Che sì, c'era la gente, ma insomma, ora conta avere il fattore campo. però, sai, alla fine è una partita. Eh, Boston può tranquillamente vincerne, vincerne una a Milwaukee senza problemi e riprendersi il fattore campo. Il fatto è che. Eh, i, I nodi sono un po' venuti al pettine per quel che mi riguarda dal punto di vista dello staff. Io Udo, l'ho criticato un, un po' quest'anno, a volte anche troppo. Eh, la squadra ha fatto lo switch a gennaio, ha fatto, ha fatto click la squadra a gennaio. Io ho sempre avuto il terrore che fosse stato un click, non ti dico casuale. Va bene? Però, è capitato, cioè, ehm, abbiamo cominciato a giocare meglio, abbiamo cominciato a trovarci bene, abbiamo cominciato a funzionare. Eh? E abbiamo, se, se fossi io a parlare, giocatore de, dei Celtics, cioè, non, non ci ho mai visto questo grosso lavoro dietro. Da è un po' la critica che ho sempre fatto questo non vuol dire però che Boston non abbia la capacità di, di comunque giocarsela, perché ripeto basterebbe poco, Brad Stevens che a metà di terzo, quarto, quando era, piglia si rizza e va via, anche lui secondo me lì ci ha, ha visto, no forse era più tardi, era quarto quarto, ci ha visto secondo me una mancanza, perché se no non te ne vai no mm. Io ho pensato e se ne fosse andato perché magari c'era qualche cosa e non gli tornava. Secondo me, queste ore saranno quelle della, eh, de, 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 che, che faranno la differenza, e penso che Brad Stephens due o tre cose gliele dica. Eh, fa comodo avere un dirigente che magari è più bravo di te a allenare, ma questa è un'idea mia personale, un dirigente che comunque ne capisce, eh, magari possono è un elemento in più dello staff non pagato, cioè pagato per fare altro, ma che magari ti può dare quell'idea, quella cosa eh. io penso a parte gli scherzi che Udoha sia molto bravo nella gestione interpersonale però lo vorrei vedere un pochino più, cioè io vorrei che gara 2 Boston la approcciasse con un idea. Magari poi è un disastro e allora perdi di 20 punti, a quel punto sei sotto 2-0 e, e, e c'hai da cambiare palazzo, insomma a quel punto è un macello, però quantomeno ci hai provato. Così eh, sei passato sopra Brooklyn, ma esattamente come si diceva nell'ultimo video, chi lo sa se erano tutti i meriti di Boston o c'erano anche tanti indemeriti dei Nets. Il rischio c'è, il rischio c'è. Vedremo due, eh, e giustamente dice Edo The Truth. Io non so perché, sarà che ci leggo Edo, mi ci casca in, 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 l'occhio. Io eh, è sempre discepolo di Popovic. Sì, sì, e questa è la cosa che nel corso degli anni me l'ha fatto studiare particolare perché sennò io l'avrei già bollato e archiviato come allenatore, così va bene. Però in quanto. Proveniente dalla scuola di Popovic, ho sempre detto: no, eppure ci deve essere. Qualche... Se Popovic l'ha voluto accanto a sé, se Popovic l'ha formato, vuol dire che qualcosa ci deve aver visto. E quindi ho sempre cercato di scavare ulteriormente per trovarlo quel qualcosa. E per ora non mi è riuscito a fondo. Mi dico proprio la mia spassionatamente. due se il buongiorno si vede dal mattino, dice sempre Francia Tadde, la rivalità, già Anthony Edwards, sarà bellissima. Vero, vero. Se posso dire un, una cosa, eh, a tratti, a tra non, non, ma attratti ieri sera in campo per Memphis c'era D'Enswer. Nel finale, quando lui ha cominciato a prendersi tutte le responsabilità offensive e a fare sempre canestro, botta e risposta con quelli di là, e quello era, quello era Iverson poi l'ha anche un po' pagato perché nella, nella giocata difensiva decisiva di Stephen Curry lì ha un po' forzato, un po' troppo eh? lì doveva essere abbastanza lucido da. però è anche vero che eh, ha, fatto, ha fatto ha attaccato praticamente da solo cioè io, quando l'azione la, si spostava da un campo all'altro lui camminava col pallone in mano non ne aveva più quindi di poi di poco però era Iverson, quello era Iverson, quindi no, se poi vai a vedere l'età. Da un punto di vista anagrafico, tanto di Moran quanto di Anthony Edwards, e è anche bello il fatto che due giocatori come questi, così giovani, con così tale tanto talento, con così potenziale, si trovino in due squadre come Grizzlies e T-Walls, che storicamente, ma soprattutto negli ultimi anni, sono state non voglio dire lo zimbello della lega, perché così non è, ma insomma, poco ci manca. 3. Eh. Che fare ora a Minnesota? Io la mia idea ce l'avrei. Eh, però so che molti di voi non la condividono. Eh, questa in particolare: tante mie idee. Ormai è il bello de, de, del canale della tavola rotonda che si crea. Ma questa in particolare, so che tanti di voi non la condividono. Eh, io eh, darei il ben servito e me lo giocherei sul mercato a Diangelo Russell. Perché secondo me ti può permettere di mettere mano su dei giocatori molto migliori perché comunque è apprezzato sarà Ice in, in my veins sarà boh, l'effetto marketing non lo so perché però è, è apprezzato e secondo me sul mercato te lo puoi spendere bene per rinforzare un pochino mh, il reparto cioè pu puoi arrivare parliamoci proprio molto molto chiaramente è chiaro che non ci puoi arrivare ma se in questa squadra ci metti Chris Paul e questi automaticamente diventano una contender. Ovvio che non puoi arrivare a Chris Paul perché non ci verrebbe mai, però quel tipo di giocatore lì, cioè giocatore, e non è facile neanche trovare un giocatore simile a Chris Paul, ma comunque esperto che ti possa... Quello che volevano fare gli Jazz quando presero Mike Conley da affiancare a Donovan Mitchell e Rudy Gobert e purtroppo non avevano considerato che Mike Conley si era già ritirato e quindi... Eh, se poi fai giocare per anni un giocatore che in realtà è già ritirato, è difficile, eh, diventa, diventa un 4. Jay Crowder, che ha gli stessi punti di Anthony Davis, ai playoff sottovalutatissimo. È anche vero che Anthony Davis, tra una storia e quell'altra, è una mia fatti tanti di playoff, perché coi i Pelicans o non ci arrivava o usciva il primo turno, Coi i Lakers si è visto il successo, quindi ci vedo più dei meriti di Anthony Davis che non meriti di J. Crowder dal punto di vista di punti fatti poi J. Crowder ha 870 miliardi di altri meriti però questa statistica che è girata tanto sul web sui social, nei meme, in questi ultimi giorni eh, boh, boh, sarà che io ce l'ho con Anthony sicuramente che io ce l'ho con Anthony Davis 5, Arden, ora farà Arden senza bid. voglio sperare per che se così fosse, magari non ti voglio dire che l'infortunio di Embiid sarebbe stato utile, perché così non è. Perché, secondo me, Philadelphia senza Embiid non c'ha speranze contro Miami, fino a che non tornerà. Però magari serve per dare una smossa eh, offensiva proprio a Arden. E potrebbe tornare utile poi al rientro di Embiid. Però da Arden ci si può aspettare di tutto. Eh. Potrebbe anche benissimo essere che il lui decide che senza Embiid deve coinvolgere ancora di più i compagni perché manca il principale terminale offensivo della squadra e quindi c'è bisogno di mettere tutti i. Cioè, no, no, è illegibile, Arden è uno dei giocatori più enigmatici che io mi ricordo in NBA, quindi non faccio pronostici. Cioè, può fare benissimo 45 punti, gara 1, così come fare 12 e 15 assist e fa perdere Philadelphia. Aspetto, a questo punto aspetto, non ci metto bocca. Vediamo c'erano degli altri abbonamenti che io ho visto passare mentre che ragionavo eh, allora, 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 c'era, c'era, c'era Nicolò04 e se 04 è il... il du, intendi 2004, beato te vorrei essere anch'io 04 eh, perché tra l'altro io so 89 quindi ci corre 15 anni. beh, se avessi 15 anni come starei bene se avessi 15 anni quindi c'è nemmeno un casino di capelli in più, perché all'epoca questo avevo, e un sacco di acciacchi in meno, quindi sarebbe bellissimo, ma eh, purtroppo così, così, così non è comunque grazie a Niccolò04 che si è abbonato e benvenuto e, e poi c'era anche, l'ho visto passare Venser87 che si è abbonato, sedicesimo mese, sedicesimo mese, grazie grazie mille, grande non possiamo più fare a meno di te ma in realtà sono io e non posso più fare a meno di voi e soprattutto Camilla che non può più fare a meno di voi perché cosa farebbe come com capito come farebbe a, a fare cena tutte le sere alle 10 perché la live è durata 6 ore no, co come farebbe a lamentarsi con me non avrebbe e invece così mi può attaccare tutte le volte eh, questo eh. No, sono io comunque, a parte gli scherzi. Questa community è quella che sta tirando avanti il progetto, anche quando cause di forza maggiori stanno provando a buttarlo giù. Ora poi, finiti i play-off, faremo un video dove, dove vi spiegherò tutto quello che sta succedendo off-camera però è eh, la community è quella che regge regge baracca, tiene, tiene botta quindi grazie, grazie grazie mille dell'Atribiz ehm, dell'Atribiz ehm, dell allora c'era, c'era, c'era Raffaele che saluto e ringrazio al solito di cuore, ci ho avuto nuova top 5 per i playoff 1, pensavo di averle viste tutte e invece Dallas passa il turno senza lunghi eh, che vi devo dire che vi devo dire? Che, che si può dire onestamente di Dallas? Di, 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 io mi trovo in difficoltà a commentare due, due squadre, va bene? Una in NBA e una in Serie A, perché sono due situazioni talmente tanto evidenti ai miei occhi, che non sono Red Auerbach, insomma, ne sbaglichio, voi lo sapete, mi siete testimoni di tutti i miei errori, ma mi, sono talmente evidenti queste due situazioni che io non riesco a dire altro. Cioè io vedo Dallas e dico, ma un lungo, ma perché non hai preso un lungo? Ma un lungo! Poi vedo la fortitudine e dico, ma le rotazioni, ma perché giocano in 70? Le e, e non riesco a dire altro. non riesco a vedere altro. Non, non, non. Quindi che posso dire? Io vedo Don Cic. Se io trovassi Don Cic per la strada, se voi trovassi Don Cic, una persona normale che trova Don Cic per la strada, gli chiede un selfie, gli chiede un autografo, che ne so, gli chiede i cappelli, qualcosa. Io gli dico, ma un lungo! E lui non capirà perché, giustamente, in italiano, però io penso e gli direi questa cosa qui. Questo. 2 Picchiato anche il microfono. due, eh, Il 14 su 14 di Rispall, meraviglioso. È una delle altre cose che si aggiungono alla lista dei miracoli fatti da Chris Paul, veri e propri miracoli, eh, perché 14 su 14 in una, in una partita di playoff è un miracolo. Rendere DeAndre Jordan uno dei migliori centri ai suoi tempi della Lega è un miracolo. E, e, quindi ce n'ha tanti di... C'è il rischio, c'è il rischio però. Che sia un, 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 un miracolatore, no com come si chiamano quelli che fanno i miracoli? I i un santo senza portafogli, eh? Facendo questo crossover tra politica e religione, ci sono i ministri senza portafogli eh, e, e, e ci sono i santi senza portafogli, cioè quelli che fanno i miracoli ma non vincano gli anelli. Sono stanco, eh? Sono stanco, sono stanchissimo. 3 no, 4, 5, dove si arrivati? 3, la schiacciata di Moran contro Minnesota in gara 5, che mi ricordò molto. Una che ha tentato di fare in stagione regolare e non gli è riuscita. Stavolta gli è riuscita. Che, che gli vuoi dire, onestamente? Onestamente, eh, guarda caso, con Draymond Green in campo, con Draymond Green in campo quindi non c'è neanche quella scusa lì, Memphis ha dominato la partita fino a che Moran ha segnato da tre punti. Perché un giocatore che ha quel tipo di approccio al canestro, nel momento in cui segna da tre punti, rende se stesso e tutta la sua squadra totalmente immarcabile. Poi tiro da tre punti. Man mano col corso, con l'andare della partita è venuto un pochino meno a jean Morin, e poi sono intercesse mille altre situazioni. E a quel punto Golden State è rientrata. Però se quando jean Morin dovesse trovare una di quelle partite in cui gli entra e tiro da tre punti con costanza su tanti tentativi, è ingiocabile. Al momento è ingiocabile. Ci sono, ci sono, ci sono. Aspetta, eh. Ci sono dei beats che ho visto passare. E se non ce li metto subito, poi laggeggio un 6 da capito sì che ce li devo mettere. Ehm, e, bah, bah, bah. Ah, no, era, andava avanti, l'ho riguardata almeno 400 volte. 4. La schiacciata di Payton secondo e la super prestazione di Paul contro Memphis. Questo ragazzo ha un futuro radioso. Io ho un unico. sapete, sapete quello che io penso degli Warriors. C ho un unico dubbio che. Steve Kerr si bei un po' troppo di questa cosa. Cioè, Payton, secondo titolare, mm, mm. pull in campo con i Fast Five fi, praticamente finché reggano, da un punto di vista di minuti, mm, mm. cioè tutte queste sono tutte soluzioni, diciamo, che, che devono essere delle armi aggiuntive. Se ti ci bei un po' troppo, alla fine puoi trovare qualche qualcuno che ti punisce. Cioè, a un certo punto, ieri, Jaren Jackson Jr. da 5 pareva shack perché quelli altri non avevano un lungo, ma neanche vicino. A volte si dice giochi senza lunghi perché magari c'hai 2-4 che fanno il, il centro e l'ala grande. No, no, questi più Ardo erano alla piccola, ma piccino, quindi specialmente senza Draymond Green. Questo è l'unico dubbio. Per il resto, che i voi 5 gli anni se il suo dominio totale sul campo contro Boston. Certo che se i Bucks giocano così anche senza Middleton. E qui la, 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 la domanda di Raffaele, il messaggio di Raffaele ci porta a introdurre l'ultimo elemento riguardo Miluohi, i Bucks e la serie con i Celtics. Eh, ne parlavano anche ieri sera in telecronaca. Cioè, numeri alla mano, Miluohi non è che gioca meglio senza Chris Middleton, ma insomma... Non è che proprio, no? Mentre nelle partite in cui non gioca Iannis praticamente diventano una, una squadra da, da, da tanking, in grosso modo, quando non gioca Middleton comunque se la giocano, se la combattono. In questi playoff sono successe due cose strategicamente fondamentali con l'assenza di Middleton. Bobby Portis è... Cioè, l'assenza di Middleton e la partenza di PJ Taher rispetto all'anno scorso. Bobby Portis ha preso il posto suo e di PJ Taher e Grayson Allen ha preso il posto suo e di Chris Middleton. Vi dirò, eh, potrebbe paradossalmente venire a crearsi uno scenario complesso, difficile anche da immaginare, ma possibile, perché nei playoff succede di tutto. In cui torna Chris Middleton e la squadra, soprattutto all'inizio, fa un po' più di fatica, perché Grayson Allen ora è in un momento tale per cui tutti i minuti in cui Grayson Allen sta in panchina eh, sono dei minuti persi per la squadra. Cioè, sono delle opportunità perse, siccome quando torna Middleton non è come da noi in Serie A che quando torna il titolare, se nel frattempo la riserva è diventata eh, allora il titolare deve riguadagnarsi i suoi minuti. Quando torna Middleton, Middleton gioca 40 e quindi quei minuti lì vengono presi a Grayson Allen fondamentalmente all'interno delle rotazioni nel breve periodo Miluohi potrebbe anche risentirne nel lungo periodo no perché Grayson Allen è vittima di una sorta di Linsanity un pochino mascherata al momento Grayson Allen è un buon giocatore ma non è quello di ora perché sennò sarebbe uno love Famer. quindi no questo per capire un attimo la situazione eh, poi c'erano, c'erano, c'erano dell'altro Bizza. no, chi c'era? C'era dell'abbonamento. Che c'era? C'era delle cose. Io non ci capisco più. C'era Corrapio che si è abbonato, terzo mese. Lo saluto, lo ringrazio. ci cioè, Ho iniziato a seguire il canale col Big Tree, Lonzo, Mieti Trebbia e Capo. E finalmente sono riuscito a fare la sub col Prime. Sono tifoso di vecchia data degli Warriors e da grande stimatore di Menion. mi piange il cuore vederlo panchinato a Bologna. E poi il messaggio continuava. Ma Twitch ha deciso di, eh, di ucciderlo lì. Quindi non sappiamo mai come concluderà il messaggio. Ti posso solo dire che nell'ultima partita, Nico Menion ha avuto dei minuti anche perché Scariolo doveva un attimo fare un, un minimo di rotazione. E ha già bene doppia doppia con gli assist. Eh, è uno di quelli che, che, va, che va tenuto, tenuto d'occhio. Sifoso di vecchia data, Warriors, mi, mi, mi significa i primi Big 3, mi significa Baron Davis, mi significa Jason Richardson, mi significa Andris Biedrins, oppure mi significa molto molto prima Monta Ellis, cosa mi significa? Molto molto prima ancora... L'Afonso Ellis eh, per esempio, anche non lo so, interessante capire sempre no? La... perché poi magari io a volte parlo con uno convinto che, che abbia più o meno l'età mia invece tipo c'ha 14 anni, oppure magari ce n'ha 70, cioè qui sul canale c'è di tutto. È, è la straordinarietà di questa tavola rotonda che diventano, che diventano le live. Comunque, grazie, grazie mille anche per, per avermi ricordato il periodo di Capo che purtroppo no. Sulla fanpage, su Instagram, eh, Raffaele e Perk si sono messi a fare le statistiche di capoquadro in tutte le sue apparizioni. Merita, secondo me, è un contenuto che merita. Eh, ah, da, da, da We Believe, da We Believe. E eh beh, eh beh, erano bei tempi, erano bei tempi. Eh, C'è il messaggio, ah, aspetta. Continuavo il messaggio da grande stimatore di Megno. Mi piange il cuore a vederlo panchinato a Bologna. Secondo me ora sarebbe al pari di full come impatto. Infine, pensi che Bolbol avrà mai un impatto in NBA? Complimenti per tutte le serie e l'impegno che ci metti. Grazie. Eh, penso di no. Sai perché? Perché è un giocatore al quale io oggi, se avessi una squadra tipo Orlando, tipo, no? queste squadre qui, dove ora sembra essere destinato, gli darei i minuti che, 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 che riesce a tenere. Cioè gli direi te quanti nai sulle gambe? E lui mi dice, che ne so, 35, 30, sta in campo quei minuti lì. Siccome quando, quando succede questo con dei giocatori eh, molto giovani che ancora devono dimostrare, e quando io penso a queste cose, poi non succedono mai, e l'esempio più classico è Terrence Williams, sempre nel mio cuore, che mai è riuscito a trovare continuità, ma anche Gerald Green, ma anche tantissimi altri, penso che Ball Ball faccia questa fine qui. Però lo meriterebbe. Perché fisicamente, atleticamente, tecnicamente, è eh, insomma, lo meriterebbe. Secondo me, secondo me lo, lo meriterebbe. Che Mannion possa avere lo stesso impatto di Pull? Secondo me no. Però da noi sì. Da noi sì. E se non c'era stato il problema della Russia, l'Ucraina, Ahet e compagnia, secondo me Mannion, eh, rimanendo sano per un periodo di tempo accettabile eh, avrebbe avuto quel tipo di impatto lì ora è complicato ora è complicato complicatissimo Bologna complicatissimo eh, i bits, c'erano i, i, i bits, li devo recuperare e eh, allora ci dovrei ma mi ero perso Giulietto 2907 che si era abbonato terzo mese me l'ero perso mi scuso o oh, Giulietto ciao Guido buonasera buonasera anche a te grazie 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 mille di cuore e poi Biz, te l'era detto Pietro Tassini? Pietro Tassini, Pietro Tassini, eccolo. Lo saluto e lo ringrazio. Seredo, come vedi Eaton nella serie contro Dallas? No, tasto dolentissimo. Ora ci si arriva, secondo me. Non sarà troppo messo in difficoltà da Don Cicci. In attacco dominerà, essendo l'unico centro alto, grosso, brutto e cattivo di entrambe le squadre. Potrebbe essere il fattore in più dei Suns 25 di media. Non so se 25 di media, ma secondo me sì. Cioè secondo me eh, sarà il giocatore che farà esplodere i bubone, che per me ripeto è particolarmente evidente, ma che a quanto pare per, eh, per Cuba nello staff non così tanto. Poi anche lì vale a sapere se veramente loro pensavano di eh, poter fare meno di un lungo o seppure si è venuta a creare tutta una situazione particolare tra discorsi salariali, hambi, contratti e compagnia. È come la storia de dei Rohes dell'ultimo baffo di Dantoni eh, chi, chi te lo dice che quelli volevano giocare a PJ Tucker da 5? Eh, Capito eh, perché capellaro dovevi dare via e eh, quindi boh capito, beh non lo sai mai quanto veramente è voluto, quanto è necessità e quanto è virtù virtù per modo di dire, però secondo me questa serie sarà quella che farà esplodere i bubbone e secondo me Doncic picchierà i, i, i pugni sui tavoli e gli dirà ascolta Io proprio sì dirà in, in sloveno ascolta, ma io non è che posso stare qui a gioà e tutti l'anni a, a, a essere primo, secondo e terzo nello usage e poi non si vince ma nulla perché non siamo buoni di pigliare un lungo aggarbo, avete preso uno pare all'unicorno, non ha già mai e, e ora neanche nessuno gli dirà questo in sloveno. Secondo me succederà questo, e, e penso che Phoenix abbia tutte le carte in regola, anche da un punto di vista di, di staff, per sapere molto bene a chi far andare il pallone. Chris Paul ci sguazzerà sulla carta proprio perché Ayton non è soltanto uno di quelli che, che piglia la loop e l'indirizza in canestro cioè c'ha anche una discreta mano c'ha dei movimenti c'ha dei tiri anche dalla media che i buon Powell non ci può mettere mani secondo me, poi questa è la classica situazione in cui io mi espongo in maniera così netta e stasera va a finire che Powell fa 35-15 e gli mangia in capo, tutto. di solito finisce così, poi io devo ricaricare domani una live in cui dico, ma Powell non c'ha modo di poter giocare con 35-15, capito di solito finisce così, però questa è un po' poi c'era un altro abbonamento, l'ho visto passare, aspetta, eh, l'ho visto passare di Abzaz 00, che saluto terzo mese, grazie mille per caratteristiche, Memphis è l'avversario peggiore per gli Warriors, che però è più esperta, e tra l'altro la reazione di Harry al quinto fallo è da campione, lo sapevamo tutti e si sarebbe preso quella tripla, ma tu hai capito cosa aveva tranquillo contro Wiggins? No, sinceramente, neanche ne, ne, non l'ho capito, non l'ho capito nemmeno io. Però eh, sono d'accordo su tutto il resto. Tutti si sapeva che Stephen Carey si sarebbe preso quella tripla, tutti si sapeva che Clay Thompson si sarebbe preso quella tripla. Secondo me, ancora più fondamentale, quella di Clay Thompson anche per la partita che aveva fatto fino a quel momento. e Tutti se l'aspettavano, e però, hanno fatto canestro. Tutti ci si aspettava anche il 2 su 2 di Clay Thompson a tiri liberi. Almeno 1 su 2 penso che io mi ci sarei giocato la casa. E questo è uno dei motivi per i quali io non scommetto, no? Perché chi è che avrebbe mai potuto scommettere sullo 0 su 2 di Clay Thompson ai tiri liberi nel momento in cui si giochi la partita? Poi, poi scommette su uno su due perché uno eh, lo può sbagliare chiunque. Ma zero su due, nessuno c'è. Zero su due, quindi la pallacanestro è imprevedibile. Per questo, gli Warriors, so, eh, scusate, i Grizzlies sono d'accordo, si accoppiano molto bene con gli Warriors e l'arma letale fondamentale. È Jordan Jackson Jr. Perché è il giocatore che giocando da 5 ti può consentire di accoppiarti o i fast five. Che altrimenti sono ingiocabili quasi per tutti. E invece lui ci sta, ci sta, meraviglia. Eh, C'è solo il, il tasso di esperienza. Cioè, questa serie può finire soltanto in, un modo, in due modi o gli Warriors, come è stato in gara 1 con l'esperienza, col mestiere, col fatto di esserci stati altre 55 volte in queste situazioni, in qualche modo riescano a vincere e quindi le, la buttano no? la, la proprio su, sull'esperienza, eh, su quello non c'è altro da dire, eh, oppure la freschezza atletica e fisica dei Grizzlies a un certo punto ha il sopravvento e schianta definitivamente gli Warriors dal punto di vista fisico poi succede anche questo nei playoff NBA è già risuccesso squadre che sembravano destinate a vincere perché erano più lunghe più esperte perché avevano già visto e poi però a un certo punto la forza proprio fisica di quell'altri che so più giovani gli passa sopra e viene sfiancata definitivamente propendo più per la prima opzione però l'altra opzione è questa se se la giocano punto a punto, punto a punto vince gli Warriors. Se però Memphis riesce a imporre una, una linea di tendenza fisica, a alzare l'asticella dal punto fisico a un'altezza alla quale gli Warriors non ci arrivano, perché comunque quei tre devono stare in campo se vuoi vince, e, e quei tre hanno un'età, e quella lì se la giocano. Però una cosa la devo dire, io ho visto molto più Grizzlies, mo molti più Memphis in, in gara 1 di questo secondo turno che no in tutte e sei le partite contro Minnesota e questo in parte si era un po' anche detto ne, negli ultimi duecentesimi cioè con Minnesota erano proprio timorosi avevano paura di perdere con questi anche se il record li vorrebbe favoriti perché so più avanti come testa di serie però partono sfavoriti per tutti sulla carta e quindi si è rivisto molto più Grizzlies Ball, che è stata la cosa più bella che si è vista da quelle parti in stagione regolare ehm, poi chi c'è, chi c'è, chi c'è, ci abbiamo dei beats ancora, mi sembra, di Francesco Cavallotto, che saluto e ringrazio, ma se Golden State vince con queste prestazioni dei, degli old 4 del quintetto, chi li può battere? È questo il punto, che poi anche in, in piccolo, nel piccolo, è la stessa cosa che potrebbe succedere tra Celtics e Bucks, è quello che si diceva, cioè o i Celtics riescono a imporre un gioco dal punto di vista fisico e atletico talmente duro che Miluoki viene sfiancata e quindi vincono, o se no se se la giocano sulle armi tattiche, sull'esperienza, sul vissuto, sul punto a punto, sui nervi, perdano. Perché quell'altro ci sono già passati troppe volte e, e sanno bene come funzionano queste cose qui. Eh, C'è una squadra che oggi può provare a imporre un tasso di fisicità talmente elevato da sfiancare gli Warriors? Memphis ci può provare, se ci arriva anche i Celtics ci possano provare, poi basta secondo me. Perché anche Phoenix, anche Miami, eh, se la giocherebbe su altre armi. Ma io sono convinto che su altre armi vince, vince Golden State. Si ragiona di niente, eh? si fa per chiacchierare perché poi i playoff pigliano un andazzo diverso a tutti i minuti. A un certo punto, Haska si fa male, Yannis, e lì finisce la stagione di Miluoki, cioè casca si fa male, Kerry, e lì finisce la stagione di Golden State. Cioè, capito? Quindi, però, si fa per pe ragionare, ehm, Bills. Eh, sì, dell'Atribits, dell'Atribits, aspetta eh. Eh, oh, mi raccomando, se vi accorgete che io mi sono perso dei bits, in qua e in là, ditemelo eh, perché sì, qui il, il macello, cioè qui, tra l'altro ho visto ora, ho realizzato ora di quanti messaggi siamo indietro dice è un problema tifonix che risaluto e ringrazio di cuore ma è un commento alla gara 1 di Memphis e in particolare come valuti la partita di Jamoran? Nessun commento su Poole sembra impossibile sia ai primi playoff è aiutato molto dal contesto di squadra io questo l'ho detto più di una volta se Jordan Poole giocasse in qualunque altra squadra della Lega sarebbe comunque un buon giocatore ma non sarebbe una stella wannabe e invece ora lo è perché fino a che rimarrà questo, questa struttura degli Warriors, eh, Jordan Poole sarà il terzo Splash Brothers. E se dovesse continuare il progetto anche con lo stesso stile di gioco post Stephen Curry e Clay Thompson, ripar potranno ripartire da Jordan Poole. Quindi questo ne, ne amplia e ne esalta le capacità e, e le caratteristiche su so Jamoran. Io penso che non possa esistere un complimento migliore di. Ovvi, mi pareva di aver visto Di Anzuela, eh? tipo Titti. Mi è sembrato di vedere Di Answer, uguale. Titti e Silvestro. Questo, questo è stato. E... Siccome io valutavo Warriors e Bugs favorite in queste due serie. Mi è un po' dispiaciuto ieri sera vedere il finale di, di, di tutti e due, soprattutto di, di Memphis, perché Boston proprio non poteva vincere. Ma Memphis ci è andata vicino, tra l'altro. L'ultimo tentativo che, che, aveva, che avevano disegnato i Grizzlies era lo stesso che Miluoki a suo tempo aveva utilizzato per da, pe, pe dare l'ultimo tiro a Yannis. Giocatori come Yannis, giocatori come Giamorà, eh, che hanno tiro da a tre, ma non è la loro caratteristica principale. Se gli vuoi dare l'ultimo tiro e glielo vuoi dare perché sono le stelle della tua squadra, tra l'altro, per Giamoran in the making, e quindi hai anche bisogno che si prenda certe responsabilità, che faccia certi canestri, che sbagli anche certi tiri. Se gli vuoi dare l'ultimo tiro, l'unica cosa che puoi fare è. Farlo ricevere in velocità, non gli puoi dare la palla uno contro uno a metà campo e, 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 perché tira da tre, ma probabilmente lo metti in difficoltà perché non è il suo punto forte. Sono stati bravissimi a farlo ricevere in velocità e poi l'appoggio è andata male. Però dicevo, sono rimasto un po' perché se avessero vinto i Grizzlies, secondo me, sarebbe stata una serie ancora più bella. Così la squadra avvantaggiata, favorita, ha preso già un altro picco. Ciò non toglie l'arbitraggio, è stato ai livelli di quello italiano. Pecca fissi su come è, com è andata la situazione. Ehm, poi, perché la chat eh, sta, sta parlando di Marco Marzi? Perché abbiamo un quantitativo di messaggi e Marco Marsi non farà cena? È possibile, è possibilissimo. Beats ancora Gianfrullo, che saluto e ringrazio. Contro Dallas, mi sa che Ethan fa Will Chamberlain, c'è bisogno della forma migliore di Doncic quella contro i Clippers. PS, attento a cosa desideri, Edo. È la volta buona che Dallas prende Wood per la mia gioia. Guarda, guarda. Se potessi, se potessi prendere possesso de della scrivania, io andrei magari a Houston e proverei a pigliargli Sengun. Eh? Sengun e Doncic, ragazzi, attenzione, perché non potendo arrivare a Johic per ovvi motivi, magari arrivo a Sengun, e a quel punto se, se, se ne riragiona. Però in effetti, considerando come ragiona in NBA, è molto, probabile, è molto più probabile Wood. Eh. Vabbè, vabbè. Wood è un Larry Sanders che non ci ha creduto abbastanza e considerando che Larry Sanders ci ha creduto talmente tanto che a un certo punto ha smesso, quando era nel core della propria, de, anagraficamente della propria carriera, ha smesso per andare a camminare in giro per, lui cammina in giro per il mondo, eh, Wood ci ha creduto ancora di meno. Per capissi, per capissi, Donchic sicuramente farà una serie straordinaria, salvo cose impreviste. Sicuramente farà una serie straordinaria. Basterà? Non vedo come, come possa bastare. È la serie su cui io mi sento di essere più sicuro nel pronostico. Io sono convinto che vinca Phoenix. Si può discutere se 4-0 o 4-1. Ma io mi stupirei di vedere una gara 6. Ma, ma tanto, ma tanto tanto. Certo, se poi stanotte mi, mi si rompe una gamba Chris Paul, allora parliamone. Ma stando le cose più o meno su una linea di, di equità, mi stupirei, mi stupirei molto. Dell'Altri Beats. Dell'Altri Beats, ci abbiamo, ci abbiamo, ci abbiamo... Gabriele Orange Blue 85 saluto e ringrazio Ciao. Ido. che ne pensi del commento di Draymond sul suo canale YouTube sul Fragrant 2, per me è stata una chiamata esagerata, in generale Paternico ci ha, ci ha capito poco anche nel quarto quarto eh, se ne è parlato tanto anche del, 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 del commento di Draymond Green quindi non ci ritorno, lo ritrovi a inizio live, però approfitto per parlare dell'arbitraggio, perché si è parlato solo di quell'episodio lì, a inizio live e non dell'arbitraggio. L'ho Particolarmente confusi. Mm? Siccome non è una cosa così tanto usuale in NBA, eh, l'arbitraggio NBA secondo me in generale ora come ora è a un ottimo livello. Mm, quando c'era l'elmetto, per dire, era, era, non era a livello di ora come Potenzialità, va bene? Come capacità di vedere e di leggere la partita. Il fatto è che con tutte queste variazioni di regolamento li stanno mettendo in difficoltà. Il discorso dell'instant de, replay e degli ultimi due minuti e però c'è il e si collega con le cuffie e poi c'è il flagrant 1, flagrant 2 e poi il fatto che non devi la clausola arden e non devi avvantaggiare l'attaccante, cioè per cercare di migliorare la situazione, secondo me stanno mandando in confusione gli arbitri. Quindi un arbitraggio che normalmente era, secondo me, di ottimo livello, nelle ultime stagioni sta andando a peggiorare e in particolare quest'anno ci stanno avendo, secondo me, meno di sempre. La partita di ieri sera è stata uno scempio. Sto parlando di quella di, di Golden State. Uno scempio. Perché ci, ci sono state, io penso, il maggior numero di chiamate dubbie, ma secondo me sbagliate, che ho visto in una partita di playoff. Ma forse di sempre. Forse di sempre. Anche perché ai playoff, a maggior ragione, ci mandano gli arbitri più preparati, più esperti, più... Se la situazione non gli è scappata definitivamente di mano è stato solo perché eh, si giocava a Memphis e spesso le decisioni sbagliate hanno sfavorito gli Warriors eh, e soprattutto perché erano in, negli Stati Uniti. Eh, prova ad andare al pianella a arbitrare in quel modo lì a, a sfavore di Hantu. Vai, vai, me lo racconti. Capito, ma non è che l'hanno fatto per sfavorire gli Warriors, eh? Io non ci ho letto, eh, come, come sempre succede tra l'altro, non ho visto arbitri di parte. Ho visto arbitri totalmente nel panico, in confusione, sbagliare delle cose allucinanti, questo. Um, dell'Atribiz aspetta eh? così che poi si va ai messaggi riscaldati. tanto sono solo 7 miliardi e mezzo quindi qual è il problema dice Dre io ci sto male in questa seggiola ve lo dico dice Draze 10 che ringrazio di cuore ciao Ido ma quanto è forte Pool eh, e quando continua a essere on point nei momenti decisivi Clay non vedo l'ora di vedere come finirà questa serie inoltre pensi che Boston potrà riuscire a mettere in difficoltà i Bucks grande Ido allora di tante cose si è già parlato mi concentro in particolare su pool, perché tante volte io eh, ho sminuito l'entusiasmo nei confronti di Jordan Pool, cioè mi sono trovato tante volte a fare da pompiere, eh, cosa che di solito è il contrario, cioè di solito siete voi genericamente chatte. Che cercate di, di tenermi a bada perché io mi esalto, perché magari c'è un rookie, un giovane che ha fatto una super prestazione. Io ci vedo già all'Ol of Famer? No? E stavolta è il contrario. Non lo so perché, sono sincero: non lo so perché. Eh, io, vor, da un lato, vorrei, da un lato, spero di non vederlo mai, vedere Jordan Poole in un'altra squadra perché se fa le stesse cose in un'altra squadra, allora alzo le mani. Però siccome non so tanto sicuro, non vorrei privare gli Warriors di un giocatore del genere. Secondo me i nodi verranno al pettine quando contratti alla mano Jordan Poole cercherà di monetizzarle queste stagioni sempre al rialzo che sta facendo. E lì sarò curiosissimo di vedere che cosa fa la dirigenza perché se, se pensi che quei numeri, quelle prestazioni siano. Pompate in, in una parte da decidere dal sistema di squadra. I soldi che lui chiederà, non glieli darai. E però ti metterai contro a tutta la tifoseria di cui nel frattempo lui è diventato, sta diventando, diventerà l'idolo e Beniamino in discusso perché giovane, perché tutto quello che volete. Viceversa, se glieli dai, però quelli che chiederà, probabilmente dovrai prendere altre decisioni dolorose. E sarà il vero momento di svolta non di ora cioè sarà il momento di svolta del cambio generazionale degli warriors sarà divertente anche perché gli warriors hanno sbagliato pochissime di valutazioni eh, negli ultimi ma 15 10 anni va 10 anni pochissime quasi nessuna quindi tendo a fidarmi ehm eh. Sono finiti i bits? No, ce n'è dell'altri Aspetta, no, mi sono perso. Dove sono andati? L'avevo visti? Avevo visto Bobanone. Era anche e eh, eh, Non è che passa passa inosservato eccoli Raffaele che risaluto e ringrazio possiamo dire che se non fosse stato etichettato dal Shekhtina Full il buon Javel McGuy avrebbe molto più credito per me come centro di riserva in uscita dalla panchina è a mani basse il migliore della lega sicuramente giocare con Chris Paul e nel sistema dei Suns aiuta ma storicamente Giavalone in uscita dalla panchina ha sempre reso molto bene in qualsiasi contesto che ne pensi PS comunque Dallas avrebbe Bobanone, dategli qualche minuto a fare a volte con Aton e poi si starà a vedere. Forse per me, forse per me io lo metterei titolare. L'anno scorso a un certo punto lo misero titolare, presi dalla disperazione, eh, però non lo faranno neanche giocare, secondo me. Non solo non lo metteranno titolare, non lo faranno neanche giocare. Ma questo, vabbè, resti tra noi. Discorso McGee eh. è stato. È sempre la classica cosa, no? È un po' quella che, che gli scienziati chiamano la sindrome di Caruso. Cioè, Caruso è salito agli onori della cronaca, eh? si è preso la ribalta in quanto meme. Perché inizialmente eh, eh, non giocava mai, eh, quello piccino, pelatino. Cioè. Poi ha cominciato a giocare, ha cominciato a giocare bene. Allora è il giocatore più fai goat, caruso, no? E, e quindi è, è diventato meme. Questa cosa all'inizio gli è servita per. Farsi vedere per uscire dal gruppo per pe, no? pe confondersi, cioè per non confondersi ne, nella mischia, magari se no sarebbe finito. a fare quanti giri in G League? Che comunque l'ha fatti, ma molto di meno perché comunque tra i tanti, Caruso era molto ben riconoscibile anche grazie a tutto questo. E poi gli si è un po' risorta contro perché per tanto tempo è stato continuato, cioè si continuava in generale a considerarlo un meme e non ci si rendeva. Prendeva conto del giocatore veramente valido che era i Lakers in particolare hanno fatto questo errore qui dandolo via come se niente fosse per me è stata la stessa cosa secondo me eh, il meme all'inizio lo ha aiutato poi lo ha penalizzato potrebbe aver avuto un altro tipo di carriera probabilmente eh, io mi ricordo quando lui cominciò a facciarsi nella Lega eh, lui ha iniziato con gli Wizards ai tempi non erano gli Wizards di ora eh, non erano neanche quelli di Arigio, ma era un contesto particolare. Eh, io ero convintissimo che lui nel giro di qualche stagione sarebbe diventato centro titolare della squadra, uno dei migliori centri della NBA a numeri, a numeri. perché un conto è essere uno dei migliori centri dell'NBA in generale. Un conto è essere uno dei migliori centri NBA a numeri di Andre Jordan a numeri. Al suo apice è stato uno dei migliori centri dell'NBA. Andre Drummond, a numeri, al suo apice è stato uno dei migliori centri dell'NBA. Poi, al lato pratico, non era così. E, infatti, ai playoff venivano portati via. Però, numeri alla mano erano ai massimi livelli. McGee non ci è mai arrivato, anche perché, tra le, un po' per gli Wizards, il progetto Wizards inesistente e fluttuante nel corso delle varie eh, ere geologiche, e un po' perché. Ha avuto anche un, una serie di infortuni abbastanza gravi. Che non mi spiegano dal punto di vista medico come è possibile che non ne abbia risentito dal punto di vista atletico. Però eh, l'ha avuti e questo hanno inficiato in parte nell'evoluzione della sua carriera. Questi due sono stati gli episodi, secondo me. Shett in a full, il, il memaggio su, su, su McGee. E i problemi fisici. Però si può ha raccolto molto più nella seconda parte quando ha giocato molto di meno che non nella prima i Lakers, forse anche i Suns, eh, insomma, è un po' una rivalsa anche in questo senso Dell'altri bits, l'ho visti passare. Aspetta, eh, l'ho visti passare. Vediamo se mi riesce. Vediamo se mi riesce di metterli a schermo. Eccoli qui. Pietro Tassini, che risaluto e ringrazio. Facciamo finta di supportare. E in realtà infieriamo con altri bits. Perché è già. Un'ora e un quarto, e bisogna cominciare con i messaggi riscattati. Eh? Abbiamo parlato parecchio del fragante di Drey, ma non della sua esultanza. Subito dopo, secondo te, Doc Rivers, come gestirà il reparto lunghi senza MBID? Ehm, L'esultanza di Draymond Green. Forse so, forse so io va bene, perché ho, le, ho letto di tutto su quell'esultanza. La gente che dice: eh, ma l'ha fatto apposta per sfidare apertamente il pubblico così che eh, potesse dare la carica anche ai suoi compagni, oppure l'ha fatto apposta per caricarsi lui stesso in vista di gara 2 Secondo me è proprio sbroccato. Cioè, io sarà che boh, secondo me ha proprio sbroccato in quel momento lì. Cioè, si aspettava proprio, se lo sentiva, secondo me, che, che era andato un po' oltre, e quando l'hanno punto sul vivo, eh, lui proprio lì ha sbroccato. E, 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 cioè, io uno che sbrocca me lo immagino in quel modo lì, capito? Non, non ci ho letto particolari dietrologie, però è stato un bel momento, è stato un bel momento, eh, uno di quelli memabili, per cui no, non ci ho letto le dietrologie, vi dico la verità però insomma, questo... Come gestirà il reparto lunghi senza Embiid? Eh male, mm, sicuramente male. Poi bisognerà vedere come mm, qual è il problema. Quando c'hai una squadra che si appoggia, non è che si appoggia tanto su Embiid. Esiste secondo Embiid, cioè più ancora forse di Doncic con Dallas, perché comunque Togli Doncic, Branson si è preso più responsabilità, Dean Whitty si è preso più responsabilità. E, e Philadelphia senza Embiid, puoi sperare che i Barba voglia giocare, ma se no, tanto è vero che da un punto di vista dello usage, primo in assoluto in NBA, Embiid, davanti anche a Luka Doncic, secondo. Quindi de, de, de Doc Rivers si deve inventare completamente una squadra nuova, di qui e stasera. Ce la farà? Ma, 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 diciamo che nell'ultimo periodo stanno venendo fuori una serie di ehm, pareri non, non troppo favorevoli alla qualità del buon Doc Rivers. Io non mi schiero per ora, però anno annovero, annoto, eh? poi la riprendiamo. Eh, sono finiti i bits, sono finiti i bits, sono finiti l'abbonamento e è finita anche la voce. Ma quello è una cosa sussidiaria che succede si può cominciare con i messaggi riscattati quando andava all'asilo Xinxin aveva scritto cioè, vedo purtroppo ieri Twitch non mi ha avvisato e non, non ho potuto ass assistere alla disfatta, è stato meglio così ti dico la verità, perché secondo me te eri totalmente incolpevole in quella situazione, e il cinese ha fatto un gioco in ingiocabile e questo è un po' il riassunto, quindi guarda, è stato meglio così, secondo me è stato meglio così mi assumo tutte le responsabilità no, 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 sbaglio. Secondo me sbagli, cioè, che squadra? Pot... Onestamente, il campione era favorito. Lui doveva vincere sulla carta, ma non, non mettici mano. Non, non mettici mano, no, quello non poteva essere. Sono stato troppo razionale nel scegliere gli esterni con ha più in regia, tiro a tre, difesa sul perimetro e sotto due brutti e cattivi con ha più in rimbalzi e stoppate. Ma niente, Mallin 0 su 9 da 3. Eh, aspetto di essere risorteggiato per la rivincita o pennello cinghiale. Potrebbe, potrebbe magari, chi lo sa, anche perché ho visto che. Sono arrivati delle mail eh, ma non l'ho ancora aperte quindi non so se eh, mi è arrivato qualcosa mi è arrivato ora dopo le apro e, e ci guardo qualcosa però dovrebbe essere arrivato comunque ripeto con malin in quelle condizioni lì non ci puoi avere niente che fa Io... mi, mi verrebbe da sperare in NBA 2 23 ma Comunque ci sono delle novità, eh. poi ho, ho elaborato una serie di, di idee per sabato, poi ve le dico passo passo, passo passo. Eh, C'erano degli altri abbonamenti e l'ho visti ora, mi 8981. 8, 9, 8 1, ma 8 scritto a lei Io mi ci perdo in questo Non mi fate scherzi o numeri e lettere Perché io mi sembra di essere ritornato al liceo eh, Un macello Sei abbonato, benvenuto Tra l'altro primo mese dice Twitch Se non ha sbagliato il conto Quindi grazie, grazie, grazie mille Benvenuto e Poi, poi, poi Messaggi riscattati the Real GG: Bella Edo Ma che giocatore è Gary Payton The Second. Jordan Poole da paura, J.J.J. roba da chiodi, Yannis con la remix, Grayson Allen pare Ray Allen, che spettacolo NBA. grazie per la compagnia che ci fai. Tra l'altro la storia di, di Gary Payton II è straordinaria, ieri l'hanno riassunta un minimo anche in, in cronaca. Lui veramente aveva di fatto smesso, o comunque nella sua testa lui aveva già smesso, poi in realtà non ha mai smesso, ma nella sua testa aveva già smesso. Perché l'ombra del guanto era troppo ingombrante. Perché, comunque, aveva iniziato a fare un andirivieni con la G League che probabilmente non l'avrebbe portato da nessuna parte. Quindi, di fatto, lui aveva ben smesso. E ancora una volta ci ha visto lunghissimo Golden State. Per questo, dico: teniamoli d'occhio anche le scelte che prenderanno su Wiseman, le scelte che prenderanno su Moody e Kuminga. Per me Moody non rimane, io, io ho questa idea, e invece Huminga di qui e poco, potrebbe prendere il posto di Wiggins. Mm? Ehm, un, una, una Fanta Trade di cui si parla tantissimo è Wiggins e Spiccioli per Gobert. E secondo me sarebbe incredibile perché dai sulla carta un lungo a questi Warriors e non ce l'hanno mai avuto. Perché sono riusciti a vincere con Bogut, con Zazza Fasciulia. Ci hanno provato Old Marcus Cousins, ma non era già più lui, quindi non ce l'hanno mai avuto. Glielo dai tra l'altro, difensivo che non vuole troppi palloni, quindi proprio perfetto. Dice: Vabbè, però perdi Wiggins. Cioè... Intanto c'hai Pull, come si è detto, e poi c'è Cominga, che per me potenzialmente può diventare anche meglio di Wiggins. Quindi io lo farei, sono sincero, io lo farei. Non lo farei se fossi Utah, ma lo farei se fossi di Warriors. Vediamo che cosa, che cosa deciderà. Eh, certo deve venire con, con un'idea: cioè deve venire non con l'idea di dire Io devo stare in campo 35 minuti. No, vieni a fare il giocatore di rotazione in un contesto in cui si vive benissimo senza lunghi. Quindi. Se una partita c'hai da fare 15 minuti, fai 15 minuti, lo dico bene, e in quei 15 minuti mi porti intensità difensiva, stoppate, pigli tutti i rimbarsi e passano di lì, perché poi il resto dei minutaggi io voglio giocare fast 5. Quindi quello va messo in chiaro. Se viene l'idea di dire sradichiamo il gioco e giochiamo, mi è rimasto mefiondo ogni capo. E allora no, allora no, mai nella vita. Mi è rimasto mefiondo ogni capo. Come si fa a eliminare Mephiondu dai capo? Così, eh? Dice chi era, che era successo comunque nel frattempo. E il Basti si era abbonato con Mephiondu e mi era rimasto nei capo. Secondo mese, grazie, grazie mille. Cioè, io volevo semplicemente farti complimenti per il tuo lavoro. Grazie. Si vede proprio che ci metti molta passione. Nets in four. Nets in For potrebbe, potrebbe ancora succedere. Magari il prossimo anno, chi, chi lo sa, chi lo sa. Comunque grazie, grazie, grazie mille. E io non, non, non li do per, per finiti, eh. molti dicono che eh, se dovessero optare per, per sbaraccare ogni cosa è finita la possibilità dei Nets. Mm, attenzione, attenzione. Comunque c'erano anche tre, tre quadrifogli, quindi capisco bene che in realtà eh, il cuore va da, da un'altra parte, parte, da parte tua. E è lunga anche quella serie lì, lunghissima. Dice Perk, siamo nei messaggi riscattati. Ciao, vedo come va. Eh, eh vedi, vedi l'occhiaia. Eh? Occhiaia effect. Eh? Bene, comunque un paio di cose stasera. Golden State Memphis, probabilmente la partita più bella di questi playoff. Poole che mi rende fiero di lui e i Golden State che la portano a casa contro Memphis. Eppure gli arbitri, fischiate cose ai Golden State che non esistevano, Dray non era da espulsione per me e soprattutto non sono mai, ma proprio mai, andati a rivedere niente. Tuo in campo nel momento decisivo è Gary Payton che tira fuori gli attributi per tutti i decimi di secondi in quest'atto sul parquet nel momento in cui è entrato tu io vi giuro, volevo riprendermi, non avevo il telefono, mi sono alzato in piedi e ho visto la in piedi, quando è entrato tu io ero pronto a, a uscire fuori con la macchina, caroselli come quando vince l'Italia di Carcio, uguale poi no non ha avuto l'impatto che, che io avrei sognato e desiderato, però ho avuto un sussulto in quel momento, sono, sono capito, ho avuto, ho avuto. Eh, sul resto siamo d'accordo, siamo d'accordo sugli arbitri, non tanto su Dre ma sugli arbitri, sì, eh, sul discorso di pool, vabbè, non c'è molto, molto altro da dire, però so serie lunghe ragazzi, secondo me, mi stupirebbe che finissero a breve, vediamo, vediamo. Ehm, poi. Poi poi dice Francietà Tadde 20. Siamo indietro. Ma quanto siamo indietro? Dice Tadde 20, Messaggi riscattati. Edohi è per te la miglior coppia di sempre. E perché proprio Lance Stevenson è già valone nei Lakers del 2018, e devo dire che sono una bella accoppiata. Sono una bella accoppiata. La, la miglior coppia di sempre. Secondo me qualsiasi, qualsiasi discussione che prescinde da Stockton e Malone è poco realistica perché hanno messo in piedi numericamente, statisticamente cose e soprattutto hanno dimostrato negli anni anche un, un affiatamento. Cioè a me mi piange il cuore tutte le volte che vedo Pippen che continua a tirare frecciatine a Michael Jordan. Cioè lo capite voi siete stati i, 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 i coloro i quali hanno permesso alla mia infanzia di, di, di crescere di, di sopravvivere cioè è come se se leticassero Babbo Natale e la Befana capito? cioè un bambino gli, gli piangi il cuore come fa? io non posso vedere Pippen e Michael Jordan che letiano come stanno facendo ora e invece Stockton e Malone si sono sempre ritrovati anche d'accordo tra l'altro tutte e due hanno lo StarTAC tutt'ora StarTAC è qui telefono a conchiglia che si apre e si chiude ma noi Motorola il Razor di ora quello con lo schermo no? pieghevole no no proprio lo StarTAC e quindi al di là di questo eh, Ce no c'è no troppe ce n'ho troppe prima si parlava dei, degli we believe degli warriors eh, anche Stephen Jackson e Baron Davis mi hanno fatto sognare ai tempi eh. Marbury eh, no, ce n'ho troppe, non mi so decide dovremmo fare, un giorno dovremmo fare dovremmo fare un video sulle hoppie più tamarre eh, magari faremo una, una, una sottorubrica speciale dei maledetti con le hoppie maledette e quindi non solo il singolo maledetto, ma la coppia maledetta, potrebbe essere un'idea, potrebbe essere molto interessante. Andiamo avanti, se no, qui stasera non si finisce mai. Ciao, vedo, ma che giocatore è Bobby Fortis? Al di là degli occhi fuori dalle orbite e degli occhiali da ciclista, è diventato un giocatore fondamentale per i Bucks su entrambi i lati del campo. Ha preso, sta prendendo, sta provando a prendere il posto di PJ Tucker, mantenendo il suo tra l'altro. Quindi sta facendo in teoria doppio lavoro. Vi posso dire che però io su Bobby Fortis avevo alte aspettative, quindi non mi sta sorprendendo più di tanto. Mi sta sorprendendo Brooke Lopez. Cioè, per me Brooke Lopez era il fratello di Robin Lopez e Hoehawelli meno Tamarri. Va bene? Io non ci vedevo niente in nessuno dei due, vi dico la verità. E invece col fatto che è stato così tanto intelligente dal punto di vista tattico da capire che avrebbe dovuto mettere in piedi un tiro da tre per poter essere un giocatore NBA a alto livello, eh, ora ti trovi con oh, un giocatore che in attacco comunque sia il suo lo fa e non lo puoi battezzare e in difesa ti fa la differenza. Non avrei mai pensato di poterlo dire. È forse uno dei giocatori che mi ha sorpreso di più negli ultimi, ultimi anni ha avuto la stessa evoluzione di Kevin Love, soltanto che Brook Lopez difende Kevin Love, no. Quindi, quando non è potuto più essere un giocatore da 25 di media partita, è diventato po po poco, purtroppo. Kevin Love, purtroppo. Era uno dei miei protetti, ma questo lo sapete, dice Killy. 13 Siamo nei messaggi riscattati, Ciao. Eh, io so che arrivo un po' in ritardo come considerazione, ma sono curioso della tua opinione riguardo a Simmons. Tu più volte hai detto che secondo te Simmons avrebbe dovuto giocare 4, ma io non sono d'accordo. Credo che se lui avesse giocato una gara così importante, avrebbe potuto avere ripercussioni. A ah, eh, giocare in gara 4. Pensavo da 4 come ruolo invece in gara 4. Eh, credo che se lui avesse giocato una gara così importante, avrebbe potuto avere ripercussioni. Percussioni psicologiche nel caso fosse andata male, forse non avrebbero dovuto mettere aspettative, ma l'hanno gestita molto male. Che ne pensi? È una situazione impossibile da leggere perché io penso che sinceramente non ci abbia capito niente né i Nets né Philadelphia che alla fine ha detto: Io arzo le mani, lo do via, non, 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 non lo voglio più vedere. Né lo stesso Ben Simmons, questo è il problema grave. Secondo me non c'è nessuno che veramente ha chiara la situazione, ha chiari i tempi di recupero, ha chiari i motivi per i quali non sta giocando, ha chiaro tutto, secondo me non c'è, e quindi noi, ma che se ne può capire, onestamente, eh, si, si può soltanto provare a dare così delle letture. Io eh, penso, cioè so convinto che se fossi stato io al posto di Ben Simmons ci avrei provato, anche a costo di dire dopo due minuti smetto perché proprio non ce la fo', però anche in segno di gratitudine nei confronti di tutti i sordi che mi danno io sono sicuro che ci avrei provato però eh, si fa male a dire cioè da un lato ti dico ma quale sarebbe stato il problema di eventuali ripercussioni psicologiche? Cioè, peggio di io, sì, onestamente, uno non se la sente neanche di scendere in campo: che ci può essere di peggio? C'è molto di peggio. Ma per un giocatore NBA, se non te la senti neanche di scendere in campo, che, che, che ripercussioni psicologiche peggiori può, può avere? In una serie, tra l'altro, già finita, perché onestamente solo un miracolo poteva, da, da, sotto 3-0, a secondo me, era proprio un, un contesto da. Provarci anche proprio per fargli rompere il ghiaccio perché se no ora non è soltanto una, una situazione in cui te poi a, a settembre ottobre devi ricominciare, devi ricominciare da zero, rirompere il ghiaccio, l'esordio di Ben Simmons. Se invece, quantomeno, quella parte lì si fosse superata a ottobre settembre ripartivi col cercare di inserirlo. Tanto, comunque, non cambiava niente per il risultato finale. Però, secondo me, ci poteva. Il fatto che non se la sia sentita però apre degli scenari e boh, boh. Poi, poi ne, ne parleremo e faremo un video più approfondito. Io a questo punto non mi stupirei neanche se non dovessimo rivederlo più. Non vivo. Non rivederlo più su un campo NBA. È un po' come Roy C. White. È... Un, per, per un breve qualche giorno, giocatore di Torino, qualche stagione fa, eh, però più che altro stella NCAA, che aveva un grosso problema, cioè paura di volare, paura dell'aereo, e questa cosa, piano piano, è diventata un tarlo all'interno proprio de della psiche di Royce White, e c'erano anche altri problemi, ovviamente, non solo la paura dell'aereo, non è mai stato il giocatore che avrebbe potuto essere. Ma io vi giuro... Che se avesse avuto un'altra testa sarebbe stato un, un, un all-star, assolutamente, da un punto di vista fisico, da un punto di vista tecnico, perché era Lebron, e però la testa non, non gli andava dietro in quel, in quel senso lì. E quindi probabilmente se avesse avuto un'altra testa non avrebbe avuto neanche quel tipo di sensibilità, quel tipo di ahume, quel tipo di capacità anche di leggere le partite, di, di avere quella visione di gioco, oh, sarebbe stato tutto diverso. Però purtroppo sull'aspetto sull psicologico è complesso, è complesso, ancora più che l'aspetto fisico. E l'aspetto fisico a volte ti tiene fuori anni e anni e anni, eh? quindi immaginiamoci. Eh, C'era DJ Ale G. Che si è abbonato, l'ho visto ora e, e si fa passare avanti anche a 7 Gianni un attimo perché ho visto tanto che è il diciassettesimo mese. Lo ringrazio, 17 su 18 è roba. Si può cominciare a dire anche meglio di Stephen Curry e Clay Thompson ai tiri liberi in questi playoff. E dice grazie, Edo. Grazie a te, Ale di cuore. Eh, diceva invece, 7 Gianni, parliamo della mia disastrosa Utah. Ti sottopongo i risultati di polli fatti in chat, WhatsApp. Dei tifosi Jets Italia: il 39% vuole che resti Gobert e via Donovan Mitchell, il 24% via entrambi e il 18% che resti Donovan Mitchell e via Gobert. Questo è molto interessante. Nei voti stagionali i migliori sono 1 Clarkson 6,7, 2 Bogdanovic 6,5, 3 Gobert 6,3, poi scendendo decimo Mitchell con 5, eh, Conley e eh, Royce O'Neill ultimi con 3. Secondo te, come si dovrebbero muovere nell'off-season? Cosa faresti tu? Grazie, Edo, come sempre. Allora, è molto interessante questa, questa analisi che ci riporti da un punto di vista statistico, perché significa che tifosi degli, degli Utah Jazz, quindi oltretutto gente, perché sai, a volte quando fanno questi sondaggi... Eh, spesso la gente, no, magari, vota anche se ha visto due partite in un anno. però, tanto c'è il sondaggio: è gratis. Io pigio e voto. però, tifosi e gli user jazz si presuppone che abbiano cognizione di causa, quindi so, so voti e dati ancora più interessanti. I tifosi degli user jazz vorrebbero per la maggioranza, non assoluta, non oltre il 50%, ma comunque la maggioranza, la conferma di Gobert e la partenza di Donovan Mitchell. Poi successivamente la conferma di entrambi, meno di tutti, la conferma di Donovan Mitchell. Io penso che su questi voti incida molto il fatto che, numero uno, Mitchell ha avuto una serie di problematiche fisiche e magari c'è un po' di paura che possa tendermi all'injury prone, che sarebbe un disastro nel caso in cui tra i due scegli Mitchell e poi magari questo si rompe, è la fine. E poi anche il fatto che, cosa che più volte si è detta anche noi qui sul canale, è Gobert è, è, gli dai un tiro a partita, due tiri a partita, fai male anche a incolparlo particolarmente. Perché i rimbalzi li piglia, le sdoppate le dà, difende, difende, vabbè difende, non dal difensore dell'anno, però difende. È un tiro a partita e che può fare? al Massimo fa due punti, se fa canestro, se no sbaglia fa zero, come è successo anche nei playoff. Quindi penso che in parte ci sia anche quest'idea, cioè cambiamo lo staff, cambiamo il gioco della squadra, in incentriamo un minimo anche la situazione, non dico totalmente su Gobert perché non ha le caratteristiche tecniche per poter reggere un attacco di per conto suo, ma che gli arrivi ogni tanto qualche pallone per sbaglio, sì. Quindi lo, lo capisco, è un voto che non mi stupisce troppo, anche se non lo so se io me la sentirei. Siamo arrivati a un punto in cui uno dei due bisogna che vada via. Io l'opzione restano tutte e due mi sembrerebbe un accanimento terapeutico, cioè mi sembrerebbe un voler continuare e proseguire l'agonia. Perché si è già visto più volte l'anno buono degli user jets erano quelli passati, che poi tirarci fuori una ottima stagione regolare, poi arriva anche con la testa di serie numero uno, però poi ai playoff ti manca sempre qualche cosa. E quindi, visto e considerato che con buona probabilità bisogna sceglierne uno, io non lo so se me la sentirei di dar via Donovan Mitchell. È piccino. Questo è il motivo che mi metterebbe, è piccino. E quindi se dovessi scegliere probabilmente non ci dormirei la notte, però bisogna anche vedere che tipo di mercato hanno, eh. Perché Rudigo Gobert c'ha mercato, secondo me, importante. Donovan Mitchell non so così tanto convintissimo che abbia tutto questo mercato. E allora se lo devi svendere puoi anche fare una valutazione rapporto costi benefici che poi è quello che USA fece ai tempi quando dette, rinnovò Rudigo Gobert e gli dette tutti quei sordi. Eh, tutti quei soldi Gobert non li valeva, però l'unico modo per provare a trattenerlo era dargli quei soldi. E se non glieli davi, te glielo dava qualche altro perché non c'era sul mercato un giocatore alla Rudy Gobert di quel livello, e allora glieli dettero. Potrebbe anche andare a finire che magari, per ipotesi, Utah decide di dare via Donovan Mitchell, poi però si rende conto che non c'è mercato e quindi lo svenderebbe, invece magari dando via a Rudi ci prenderebbe di bei sordi e di belle cose e allora cambia idea. Ci sta di tutto, è troppo presto secondo me per potersi fare, fare un'idea. Eh, non so se ti ho risposto, ma perché fondamentalmente per ora non lo so nemmeno io cosa farei. Quindi capito. Dice Roz 12, siamo sempre nei messaggi riscattati. Confronto pull contro Durant in maglia Warriors, intendo pull 10.000 volte più congeniale al modo di giocare degli Warriors. Questa è la mia idea. Però. Se poi bisogna avere uno da dargli il pallone per non tanto vincere la partita, cioè non tanto il tiro della vittoria, io il tiro della vittoria non lo darei né a Durant né a Poole né a Kerry se li avessi tutti e tre e avessi anche eh, Clay Thompson, lo darei a Clay Thompson. Quindi non tanto il tiro della vittoria quanto il quarto della vittoria, cioè... Eh, si viene a creare una serie, una partita in un contesto tale in cui eh, riescono a fermarti in qualche modo, sei in difficoltà con i tuoi soliti, il tuo solito gioco spumeggiante alla Golden State Warriors e hai bisogno di 3-4 azioni di fila di un sano uno contro uno di quello proprio brutto e cattivo, e allora io lì ho KD e, starà, e la do a KD e si starà a vedere. Questo è l'unico motivo per cui vedo Heidi migliore di Poole eh, nel contesto Warriors. Poi però fuori da questo eh, Poole lo vedo molto più congeniale. E gli sto facendo un bel complimento nonostante poi mi dite che io ho Poole. Eh. Due, Memphis squadra che in futuro può vincere l'anello? Secondo me sì. Secondo me sì. Eh, ne sono tanto convinto quanto sono convinto che non lo può vincere quest'anno e lo dico dai video di Batman. Mi, chi c'era mi può essere testimone, ma secondo me in futuro sì. Tuo pronostico finalista a est, e poi quarto punto i quattro secondi di Tuo Salamanca, di cui abbiamo già parlato. Mio pronostico finalista a est, considerato che io vedo Milwaukee e Miami eh, favorite in questo momento nelle loro due rispettive serie. Qualora dovesse andare esattamente così, e tutto da dimostrare, eh, credo che molto dipenderebbe dalla presenza o assenza di Chris Middleton. Eh, con Chris Middleton, anche se non al 100%, dico Milwaukee. Senza Chris Middleton, dico Miami. Eh? Mi sono sbilanciato. A bestia, proprio come al solito cose non dovrei mai fare però eh ormai Così. Dice sami 97 Hapa che risaluto e ri ringrazio al solito per tutto il lavoro. E che ore so, è tardi. Eh, buonasera a tutti. In questo periodo di grande pallacanestro, in quanto esponente della categoria in questione, ci tengo a esprimere la mia vicinanza a tutti gli studenti che cercano di seguire il basket il più possibile, conciliando lo sport alla scuola con eventuali esami, soprattutto riuscendo a non arrivare in classe più addormentati e svegli il mattino dopo, grazie agli orari improbabili dei playoff NBA. Il vostro moderatore vi capisce molto bene. Io l'ho vissuta per tanti anni e vi dico che non vi invidio, nel senso che eh, quando c'ero io, che poi, come fai? Onestamente, no? Onestamente. Te c'hai la gara, il pivotal game delle finali di conference eh, che comincia alle tre, va bene? O oh, come fai? No? Cioè, lo devi vedere, come fai? No? Lo devi vedere. E poi però, la mattina sei uno zombie. Eh, è un problema, è un problema. In realtà non è che ora per me la situazione vada molto meglio perché in realtà la notte me la vedo e, e poi però la mattina mi vedo l'altra e non mi sono visto e poi pomeriggio fo il video e quindi. Mh, però, comunque sia, non c'ho la campanella che suona al momento quindi no, meglio, Beh, in questo senso, io vi sono, vi sono, vi sono assolutamente vicino. Una cosa buona ci avete voi nuove generazioni rispetto a noi ai tempi, che quantomeno la domenica, no? So degli orari buoni. Io invece sommavo ai tempi. A tempi non c'era la partita, gli orari umani per noi e quindi io sommavo il fatto che magari hai visto il sabato sera uno esce fa un minimo, no? fa tardi. E quindi già, già la domenica sei più stanco. Poi ci sommavo le partite e il lunedì ero da TSO. Questa è un po' la situazione. E eh, poi... Dice, dice, dice... Sand Creek 25... Come cioè valuti la prestazione offensiva di Memphis... E in particolare quelle di Jamoran... E Jaren Jackson Jr. Sono state al livello della Memphis... Di stagione regolare... Non so, bastate... E questo... Se io fossi nello staff... Ora, in questo momento... Gli unici accorgimenti che, che metterei in pratica... Prima di gara 2 sarebbero rivolti a cercare di non far perdere d'animo il gruppo perché ti, ti può capitare, dice, però quello fare. a Iverson, Jamoran quell'altro ha fatto sempre a Nestro, JJJ a loro gli è uscito Draymond Green e Kerry e Clay Thompson non erano neanche in chissà quale serata di grazia e alla fine, com'è come com non è, hanno vinto. si giocava in casa e alla fine, com'è come com non è, hanno vinto lo stesso e allora io smetto ecco, bisognerebbe evitare l'allora io smetto se riescono a picchiettargli in capo che questa serie non è finita di per niente e che anzi devono essere orgogliosi della partita che hanno fatto perché hanno messo in seria difficoltà e hanno portato all'ultimo tiro i favoriti per la vittoria finale, allora la serie è lunga. Però è difficile, perché poi quando perdi di uno, eh, tutta la stanchezza tua e dell'avversario la senti tutta nelle gambe tue capito? Se invece avevi vinto di uno, davi anche la tua stessa stanchezza per osmosi alle gambe dell'avversario. Funziona così, la psicologia è una brutta questo. Poi, ehm, abbiamo Zifri05, siamo sempre nei messaggi riscattati, e dice, non vorrei dire una bestemmia, ma a me fino a questo punto sembra che abbia giocato meglio Pool di Kerry, che un anno fa sarebbe sembrata assurda come affermazione. Che ne pensi? I numeri ci dicono questo, non solo come, diciamo, eh, medie, ma anche come percentuali, come numero di falleggi, come scelte. Ha giocato meglio Pool. Il punto è che se Curry non ci fosse stato e quindi non, non, non avesse attratto su di sé tutte le attenzioni che con la sola presenza di Harry in campo riesce a trarre probabilmente Jordan Poole avrebbe giocato molto peggio perché la difesa sarebbe stata umana invece la difesa contro gli Warriors non è mai umana perché fino a che il pallone ce l'ha uno di i quattro, difendi umanamente, poi la piglia Kerry allora, è eh, tutti così addosso, capito? E quindi è il motivo per cui Kerry gioca bene anche quando gioca male. Perché il fatto di esserci aiuta i compagni, quindi anche se lui tirasse 0 su 10, ma il fatto di, di stare in campo aiuterebbe gli altri a avere tiri migliori. E questa è una cosa di pochissimi, pochissimi questo però è vero per ora numeri alla mano pull ha giocato meglio di Harry dice Gabriele Marchi in vista della partita di stasera tra Miami e Sixers sono un matto ad essere convinto nella vittoria di fila no un matto no però senza in sarebbe veramente un mezzo miracolo il che ci può anche stare perché magari rende Philadelphia Chevra, eh? pensa che, che, che termini e ti tiro fuori all'otto e un quarto Chevra di eh, pressione perché, eh, insomma, eh, già in Philadelphia insomma non è la squadra quadrata che si è dimostrata a Miami in tutto l'anno in più gli manca il probabile MVP della stagione, il giocatore migliore della squadra per cui parte svantaggiata, parte senza pressione, questo potrebbe aiutarla e a volte la palla canestro in questo è tremenda. Però gli altri sono i Miami Heat. Se giocassero contro una squadra X, ma i Miami Heat. A Miami. Non lo so. Ci può stare. Non penso che tu sia matto. Ci può stare. Però. E poi, poi, poi. Certo. Eh, magari se, se vince fila col Barba che ne fa... 50, vado per dire, automaticamente Philadelphia ha vinto la trade. Perché Simons non, non, non ha dato alcun contributo. Quindi, se anche Barba gliene facesse vincere una sola ai playoff, quella era la partita. Senza il Barba non vincevi. Quindi. dice Lollo2F: giusto per tenerti e tenerci di più in live, chi tra i giocatori in attività o ritirati da poco possono diventare grandi allenatori nel futuro? Questa è una bellissima domanda eh, che mi mette in enorme difficoltà perché poi io non ce l'ho tutti presenti, me ne scordo e poi quando mi rivedo magari dei pezzetti dico, eh vedi questo, me ne ero, questo, questo volevo di, questo me ne ero scordato. Quindi, quindi mi mette in difficoltà. Però mh, ti faccio un identikit, mettiamola così. Playmaker. non particolarmente rinomati. Cioè, non, eh, Chris Paul per dire quando smetterà, secondo me, non diventerà un grandissimissimo allenatore. Eh, potrà fare allenatore, potrà fare anche bene, ma perché? Eh, guarda Steve Nash: Nash, che ai tempi aveva delle visioni che nessun altro essere umano aveva, quando si trova a allenare, eh, mh, il suo plemè non ce l'ha quelle visioni lì. C ha altre cose, ma non ha quelle visioni, è, è complicato, cioè, ti devi, devi fare uno sdoppiamento di personalità, lo stesso Jason Kidd, buonissimo allenatore, però, per ora deve dimostrare tanto, quindi Playmaker, tendenzialmente non straordinario ma competente, Fisher eh? è particolarmente carismatico. Fish. Dov'è Derek Fish? Cosa sta facendo Derek Fish? Perché nessuno ha ancora chiamato Derek Fisher a allenare da nessuna parte? Questa è una domanda che ci potremmo fare. Poi, ehm, dice. Dice, dice Elio U95. Non pensi che alcuni team, specialmente i super team, piuttosto che fare altre trade, eh, ciò che hanno. Ah, l'ho allora, letta male, eh, cioè che hanno bisogno di un team medico migliore, piuttosto che, cioè una preparazione migliore dal punto di vista medico, piuttosto che sta, aggiunge tanti giocatori, tanto per, e poi tanto mezzi si rompano, mezzi saltano mezza stagione, eccetera, eccetera. Preparatori, fisioterapisti, riabilitatori e psicologi per alcuni soggetti. È verissimo. Quando si dice, e si fa l'elogio di LeBron James perché... È un professionista come non ce ne sono stati, è uno che spende milioni di dollari all'anno per la gestione e il mantenimento del proprio corpo, per il lavoro sulla sua psiche, sulla leadership, motivatori, gente che l'alimenta, il coach, gente che lo prepara, terapia. E la stessa cosa poi andrebbe allargata anche nel contesto di squadra. Nel nostro piccolo, su queste cose, è sempre stato molto attento Maurizio Buscaglia, per esempio. Quando ha potuto lavorare per più anni, ha messo in piedi uno staff di professionisti, non solo dell'ambito tecnico della pallacanestro, che aiutano a gestire il tutto, a, 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 oliano il meccanismo affinché tutto funzioni nella maniera migliore possibile. Sarebbe bello, sarebbe doveroso. Però sai, eh, co come fai a dire, eh, a annunciare, eh, allora che quest'anno, metti 10 di luglio, eh, quest'anno noi Lakers eh, eh, abbiamo, conferenza stampa, abbiamo firmato il motivatore. Dice, ma come il motivatore? Ma io volevo, no? E invece magari arrivi e dice, Westbrook! Dice, ah, Westbrook! Eh, e poi però il motivatore era più utile di Westbrook, paradossalmente. Sto d'accordissimo, sto d'accordissimo con te. Dice, dice, dice invece eh, Nat 22-17. Edo, quando finirà la stagione dopo il draft? Che ne pensi di un video in cui dici una mossa di mercato che dovrebbe fare ogni squadra NBA? Me l'avete più o meno sempre chiesto o comunque tante volte me l'avete chiesto negli anni. Io non credo a mia memoria di averlo mai fatto. Perché è complesso, nel senso che eh, prima di fare quel video lì bisognerebbe fare un video pallosissimo in cui provo a spiegare le situazioni contrattuali, le mosse di mercato consentite, e la free agency, i salary hub. Eh, che per carità prima o dopo mi piglierà la voglia e mi metterò lì e ci proverò a farlo, ma numero uno non è detto che mi riesca, numero due lo sto rimandando di anno in anno perché è noioso e complicato e quindi... però, però, però potremmo... Pre... prima o dopo uscirà una roba di genere, prima o dopo uscirà una roba di genere, assolutamente. Ehm, poi... Mm, chi ci abbiamo? Chi ci abbiamo? Beniamino 00 eh, Ciao Edo! Ciao Edo, perché picchi sempre il microfono come, come se, se fosse Draymond Green contro l'avversario? Ciao Edo, secondo te perché il Barba non riesce a tornare ai livelli di Houston? Si tratta sempre di un grande attaccante, però è troppo strano vederlo passare la palla in occasioni dove mille volte su mille e non sempre in maniera giusta si prendeva il tiro, addirittura sbagliare cose che prima non sbagliava. Questione di età o per davvero la questione dei liberi aveva senso di esistere? Allora, secondo me a inizio anno la questione dei liberi lo ha condizionato. Tant'è vero che qualsiasi tipo di approfondimento cestistico, tecnico, mediatico, tutte le volte che c'era e che si parlava della nuova regola, c'era i barba, un video dei vide, barba che attaccava, sbracciavano, gli fischiavano e lui faceva la faccia come dire ma perché per 15 anni mi avete fischiato ora non mi fischiate più. Quindi all'inizio questa cosa l'ha condizionato. Ora io vi dico la verità, più che si va avanti e più che... Ma non voglio dire che siamo tornati ai livelli dell'anno scorso, perché no. Ma insomma, insomma, non è che ci vorrei così tanto. Tant'è vero che se anche vi andate a vedere il numero di tiri liberi di media che si piglia e barba, sì è diminuito, ma insomma, è diminuito quando lui è passato da Houston a Brooklyn, perché prima attaccata solo e a Brooklyn invece ce n'erano altri due e poi a Philadelphia uguale c'è Embid, però... È diminuito più per quello che non per il cambio di regola. Io penso semplicemente che sia stata una serie di concause Ognuna ha influito per un pezzettino. Il cambio di regola ha influito per un pezzettino. Il fatto che di là era la sua squadra, perché parliamoci chiaramente Houston. Anche quando c'è stato Westbrook. Anche quando c'è stato Chris Paul. Anche quando c'è stato Havela. Anche quando c'è stato chiunque ci sia stato, era la squadra del barba Brooklyn. Non è mai stata la squadra del Barba, è stata la squadra di Heidi. Philadelphia non è la squadra del Barba, è la squadra di Embiid. E quindi questo lo riporta un po' indietro ai tempi in cui Ao Heisy e eh, lui andò via perché in questo contesto non riusciva a esprimere il massimo del suo potenziale. Il rischio è che la figura proprio del Barba sia cestisticamente maledetta. Spiego. Qualora il Barba oggi venisse tradato a, ditemi la peggio squadra, Orlando, mh? qualora il Barba per una serie di motivazioni venisse tradato a Orlando, secondo me si rivedrebbe il vero Barba. Eh, però non vincerebbe mai. Per cercare di vincere lui ha bisogno di cambiare il suo modo di giocare e però questa cosa qui lo porta cambiando a essere meno efficace, a essere meno barba a essere... e quindi c'è il rischio che diventi un po' una, un cane che si morde la coda. Questo è un po' il, il discorso. La vera sfida è, secondo me, lo dico da, da, me, da anni, prima ancora che succedesse la trade, fa giocare in bid da in bid dei barba da barba insieme a Philadelphia. Ce la possono fare però per ora sono molto lontani. Io voglio dare la colpa al fatto che questa squadra non è stata costruita con in mente il Barba, ma il Barba è stato aggiunto dopo, quindi voglio aspettare anche l'estate di quest'anno per vedere come la puntellano per poter rendere a me. Però poi il prossimo anno è quello decisivo, eh? il prossimo è quello. Ora che non c'è un bid si può vedere, secondo me, quanto c'è di vero in quello che ho appena detto. In queste partite. Poi ci ehm, abbiamo Rikitab. Siamo sempre nei messaggi riscattati. Cioè, mi riferisco un po' alla partita di ieri sera degli Warriors. Che per me è una delle poche a aver visto negli ultimi mesi. Se sì, è capitato bene, cioè, se ne hai prese una a caso e hai beccato quella di ieri, tanta roba, Potevi, poteva andarti molto peggio, fidati assolutamente. Eh, ma come si possono prendere tutti quei rimbalzi in attacco, comunque contestare sempre i rimbalzi, giocando con Payton secondo e Otto Porter junior come lunghi? Perché secondo te in NBA non sembra, essere più importante avere un bel, non sembra essere più importante avere un bel centro lungo e magari pure con range di tiro come quelli che sforna l'Europa, sebbene poi Jokic sia l'MVP in carica e probabile back to back? Eh, questa è un po' la questione di dove sta andando a parare il basket, no? La, la small ball, la positionless, i fast five. Eh, nel mulino che vorrei, Kerr sarebbe costretto a non giocare fast five per più di poche azioni di fila perché io gli metto Sabonis e lui muore. Perché Sabonis eh, gli, gli mangia in capo a tutte le azioni. In difesa gli stoppa a qualsiasi cosa si avvicina e in attacco gli fa due o tre punti a azione. Questo è il mulino che vorrei. E però nel basket di oggi Sabonis non c'è più, eh, c'è Jokic... E quando c'ha Yohic, comunque sia da Yohic, i Warriors hanno sempre preso 35 e 15 tutte le sere. Poi lì i problemi erano altri, cioè che Yohic era da solo, ma hanno preso 35 e 15. Il problema è che mediamente non esistono più i centri. Di Yohic ce n'è uno, di Embiid ce n'è uno e tutti gli altri ne hanno 31. Eh, quindi, si, piuttosto che avere un centro mediocre, piuttosto che avere Wendell Carter Junior, meglio piuttosto gioco con 5 esterni buoni e, e ti batto in velocità, cambio su tutti, eh, sono più rapido, sono imprevedibile, eccetera, eccetera. Le due cose sono andate a collidere in un momento storico propizio e favorevole cioè l'estinzione dei centri e quindi il fatto che i lunghi più lunghi sono e più comunque vengano istruiti fin da piccini a tirar da fuori e, e, e poco a, a giocare spalla canestro e movimenti da centro, il post eccetera eccetera è andata a collidere col momento in cui si è provato a dire ma visto che il tiro da tre sta prendendo sempre più piede giochiamo 5 fuori e le due cose hanno portato al fatto che capiterà prima o dopo una partita in cui Kerr o chi per lui giocherà 48 minuti di Fast Five. E io li spengerò la televisione, andrò a letto, mi metterò una copertina di file e leggerò il giornale. Cartaceo, proprio il quotidiano cartaceo. Così. Eh? E mi, con la, la, la berretta e la, la giannetta. E mi sentirò molto anziano. Però è una serie di, di concause. Una serie di concause, secondo me. Il riassunto della questione, oh, signori, o oh, io non ve lo volevo dire. Se è finito, so due ore, so due ore, anche a questo giro non ce la puoi fare neanche a sti andava meno di due ore. Ma se è finito, mi ci scappa anche il tempo to di leggere due messaggi in chat, dice Cristiano Sciurti, ed off topic. Poi magari si approfondirà nelle live NBA. Una tua impressione sull'infortunio di Harrison, questa stagione maledetta, il fatto di aver letto che si era trovato l'accordo per farlo rimanere mi duole ancora di più. Dico solo questo. Poi se ne parla giovedì anche nel video di domani. Io l'ho rivisto più volte. Secondo me è capitato in zona adesivo. Ma stavolta gli non... adesivi vanno comunque torti. Sono il male de del mondo incarnato. Però stavolta, secondo me, l'adesivo non c'entra o. Oh. Magari mi sbaglio, però io l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista così. Stanno tornando dei centri forti però, anche se molto diversi rispetto al passato, dice Nat2217. È il motivo per cui io perdi capo Porzingis. Perché Bonzingis sarebbe centro, vero, alto e non finisce mai, però moderno, veloce, rapido, con tiro da fuori. E però c'è il capo di Ben Simmons, questo è un po'... È un po' il discorso. Sei il GM della prossima squadra di espansione. che prendi al draft d'espansione? Dipende chi c'è disponibile. Se un Fanta Basket ipotetico in cui posso scegliere un giocatore dice: Guarda, tutte le squadre ce l'hai tutte a disposizione. Tutte le squadre NBA. Te puoi pigliarne uno, uno solo, uno ma chi ti pare e, e, e lo figli. E quelli non ti possono fare niente. Probabilmente figlio Iannis. figlio Iannis. Perché è il giocatore più forte, però è anche abbastanza giovane e mi garantisce un, un po' di anni di continuità. E però ha anche dei margini di miglioramento, perché può ancora lavorare sul tiro, per esempio. Quindi, probabilmente. però si fa per chiacchierare. Rispetto a 5 anni fa il talento nella posizione di centro è nettamente superiore, sì 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 sì, ma no, anche perché si è pescato molto di più dall'Europa e, e questo è un po' no? Cioè in Europa si lavora di più anche con i lunghi, canestro e tanti giocatori che oggi giocano in NBA non dico che anni fa non ci avrebbero giocato, però l'apertura ha portato Jokic ha portato Porzingis, ha portato Shengun ha portato tanti altri a piano piano a farsi vedere, porterà a Wembaniama, eccetera, eccetera. E, mh, basta, basta, è tardi, è più di due ore, che, che si fa? È le due, me, le, me, sì, le due e mezzo, è l'otta e mezzo, si va via, domani torna il pagellone implacabile penultima giornata di campionato. NBA, venerdì, 2 centesimi, come al solito, live NBA, mercoledì prossimo. C'è un messaggio riscattato, eh, live NBA lunedì prossimo, lo vedi, non ce la fa più. Live NBA lunedì prossimo. Dice il nome Giancarlo era già in, è già in uso, che è comunque un discreto nickname. C'è una domanda buona per la fine live, forse. E questo forse risuona sinistramente, no? Tipo spada di Damole. Se ti dico mascotte NBA, come reagisci? La vedi come tranquillo e buffa che chiedevano un fucile a pallettoni ogni volta che le vedevano, oppure risveglia in bimbo che c'è in te? Sono combattuto, perché le odio, però io penso di odiarle per quello che gli fanno fare. Cioè gli fanno fare la scenetta, lo spettacolino che secondo me non fa divertire neanche i bambini. Perché i bambini di oggi sono più seri di noi, cioè. Non... Io vorrei sempre vedere. Le... Ci sono delle mascotte storiche, da noi addirittura, anche in NBA. Io le vorrei sempre vedere. No, non, mi, non mi riuscirei a immaginare i Bulls senza Benny The Bull, non, cioè. No, non ci devono stare... Però io, meno scenetta, meno scenetta. Come amici, basta fare la scenetta e si diverte, ma si diverte solo Maria De Filippi. Basta, tiriamo a finire a un orario decente c'ho da vedere le partite, no? Che ti metti a fare quanto dei professori, zerbi, cose, basta, c'ho da fare, frassica, basta, c'ho da fare, C'è partite, c'è playoff, capito? Questo. Non so se ho risposto, però. Eh, raggiungerai mai le tre ore? Dice Frad, eh. Ho paura che con l'andare dei playoff però, però, per stasera diciamo che ci si può, ci si può, ci si può accontentare. Due ore si sono superate anche questo giro, signori. Io vi ringrazio di cuore di esserci stati, di avermi fatto compagnia. Live NBA torna lunedì prossimo, appuntamento 200, belle dette tutte ste cose, È venerdì, eh. Ci si vede domani invece su YouTube.